Sabato 4 giugno 2022, finale di Coppa Promozione Trofeo Lucarini, in campo Atletico Morena e Fonte Meravigliosa dallo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Buon pomeriggio a tutti da Adriano Berruti e Andrea Grifoglio. Arrivano quindi Atletico Morena e Fonte Meravigliosa. Andiamo subito a dare un'occhiata velocemente alle scelte dei due mister. Atletico Morena che parte con Di Stefano tra i pali, poi Rodà, Primavera, Lunghi, Ivan Lunghi, poi Pallone, Alessandro Lunghi, Sciamanna, Guarnieri, Deustacchio, Belvisi e Bassa, il capocannoniere di questa coppa con 4 gol. Dall'altra parte il Fonte Meravigliosa con Donati tra i pali, poi Adico, Pavanelli, Maresca, Caruso, Clementi, Maggini, Mangano, Scarsella, Manganaro e Sperati. Arbitro dell'incontro che sarà il signor Edoardo Panici della sezione di Aprilia, due assistenti Matteo Ruggeri della sezione di Roma 2 e Alessandro Ceci della sezione di Frosinone. Sono schierate a centrocampo le due squadre, in corso ovviamente i saluti di rito, e poi il signor Panici potrà dare il via a questa finalissima. Nelle due semifinali l'Atletico Morena che ha avuto la meglio del Monte San Biagio con la doppia vittoria 1-0 all'andata e 2-0 al ritorno. Fonte Meravigliosa che invece ha avuto la meglio del Tolfa dopo lo 0-0 dell'andata, è arrivato l'1-2 in extremis al ritorno, vittoria ottenuta appunto in rimonta con il vantaggio dei padroni di casa con Trincia dopo pochi minuti, poi la rimonta con Notar Nicola e il gol di Belassen che oggi parte in panchina. Proprio a pochi minuti dal fischio finale, ottenendo così questa finale contro l'Atletico Morena. Già schierata nella propria metà campo, Fonte Meravigliosa, ancora qualche istante d'attesa invece per l'Atletico Morena. Foto di rito in corso e adesso si schierano i ragazzi di Claudio Fabrizi. Arriva adesso a centrocampo il signor Panici che raccoglie le due squadre sul perimetro del cerchio di centrocampo per il minuto di raccoglimento. Arriva anche i due assistenti. Finito ora il minuto di raccoglimento e allora sembra davvero tutto pronto per l'inizio di questa finale di Coppa Promozione tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa. Pronto sul pallone Federico Scarsella, numero 9 del Fonte Meravigliosa, sarà lui a dare il via ai primi 45 minuti. Arriva adesso il tocco all'indietro, palla che viene giocata sul centro-sinistra per Maresca. All'indietro, controllo di Caruso, poi palla girata per Adico, subito sulla verticale, prova a partire da quella parte il Fonte Meravigliosa. Arriva la chiusura però pronta di Ugo Primavera, che poi ottiene la rimessa laterale, palla che esce adesso, rimessa per l'Atletico Morena.
So, prova a recuperare Fonte Meravigliosa, cessione in mezzo al campo da parte di Maresca, che riesce a passare sulla tre quarti, poi scarica sulla centro-sinistra dove prova a avanzare Manganaro. Ancora sulla verticale per Maresca, buono il dribbling, area di rigore, prova a cercare il secondo palo. Che eccesso di egoismo forse di Maresca, che calcia direttamente verso la porta di Stefano. Si lamentano un po' i suoi compagni a centro area, volevano la palla in mezzo di Maresca. Prima chance del match, però dopo poco più di un giro di lancette sarà rimessa dal fondo per l'Atletico Morena. Pronto al rinvio di Stefano. Arriva nel cerchio di centrocampo dove prova a staccare Belvisi, anticipato da Maresca. Ancora l'uscita sbagliata qui della difesa dell'Atletico Morena. La palla viene giocata sul centrodestra da Scarsella. All'indietro, buona palla verticale, prova a partire da quella parte il numero 7 Magini. Buona chiusura, buona diagonale da parte di Emiliano Pallone. Protegge la rimessa dal fondo, quindi sarà ancora una volta Di Stefano a rimettere in gioco. Sceglie ancora una volta di lanciare lungo il numero 1 del Morena, stavolta sul centro-sinistra, però arrivare di testa Dico, si allaccia nel contrasto con Ivan Lunghi. L'ultimo tocco è del giocatore dell'Atletico Morena, quindi rimessa laterale Fonte Meravigliosa. Il controllo da parte di Scarsella, si allunga direttamente la palla oltre la linea dell'out, non c'è fallo da parte di Ivan Lunghi. Quindi semplice rimessa laterale per il Morena con Primavera sulla verticale, recupera subito palla però il Fonte Meravigliosa, qui deve muoversi ancora correndo all'indietro Pallone, riesce di testa a appoggiare in fallo laterale, guadagna metri però da quella parte la squadra di Giorgio Vesprini. Scarsella prova a scambiare con Magini che difende palla, per un attimo la perde, va in scivolata, riesce a tornare in possesso Maresca. Scarico all'indietro per Caruso che fa girare sulla sinistra, prova a salire Pavanelli. Ancora Caruso, cerca il lancio troppo profondo, troppo verso la posizione di Daniele Di Stefano che lascia proseguire. E altra rimessa dal fondo, la terza in questo match per l'Atletico Morena. Il rilancio di Di Stefano, colpisce di testa ancora Maresca, leggermente spinto alle spalle da Belvisi, regolare però l'intervento del numero 10. Allora prova una prima sortita offensiva l'Atletico Morena con la corsa in area di rigore di Eric Vasta. Prova a controllare adesso anche a puntare Magini, Vasta lato corto dell'area di rigore, cerca lo spazio per il cross, lo mette, si era mosso alla grande alle spalle del difensore Sciamanna. Gran chiusura da parte di Caruso al centro dell'area di rigore, riuscito a non farsi sorprendere alle sue spalle che il centrale, il braccetto di sinistra della difesa 3 di Giorgio Vesprini. Caruso alza questo pallone in zona Pavanelli, di testa Ruda mette in fallo laterale. Con le mani Pavanelli si muove incontro Scarsella al controllo, il pressing alle sue spalle da parte di Alessandro Lunghi. Poi in mezzo al campo non riesce a giocarla, Fonte Meravigliosa, allora nuovamente l'Atletico Morena con Belvisi. Non ci spiega sul pallone, perde palla nel contrasto con Maresca, però a partire il numero 4 atterrato qui dal pressing falloso da parte di Ivan Lunghi, va a chiedere scusa. Il duello tra i due numeri 4 ha commesso fallo il giocatore dell'Atletico Morena, calcio di punizione per il Fonte Meravigliosa, messo giù il pallone Caruso. C'è una cessione qui rischiosa da parte di Clementi, poi anzi era Mangano che alla fine torna all'indietro da Alberto Donati. Quindi Adico di prima non può controllare il pallone per il pressing tentato da Vasta.
lancia dove può controllare la difesa dell'Atletico Morena con Di Stefano che ha ritoccato per Rodà, lancio lungo, Caruso sul rimbalzo della sfera riesce a cavarsela il numero 5, poi si allaccia con Belvisi, fallo del numero 10 dell'Atletico Morena, Matteo Belvisi è andato subito a scusarsi con Caruso, fair play in campo tra i due giocatori, si riprenderà dal calcio di punizione per il Fonte Meravigliosa. Quando siamo dentro al settimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 in questa finale di Coppa Promozione tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa, qui va rilancio Donati, profondità, Scarsella riesce nella sponda precisa per Sperati che allarga a destra, arriva da quella parte Manganaro, sovrapposizione di Magini, Manganaro prende il mancino, prova a mettere dentro Maresca, si muove sul secondo palo, troppo lungo però il suggerimento da parte di Manganaro e quindi altra rimessa dal fondo per l'Atletico Morena. Sale ancora una volta l'Atletico Morena per la rimessa dal fondo di Stefano che va a cercare ancora il cerchio di centrocampo dove Caruso Ceci viene anticipato da Ivan Lunghi, poi recupera Fonte Meravigliosa, Rodà va ad anticipare Maresca, mette in fallo laterale. Con le mani Caruso Ceci. Incontro Pavanelli, vuole andare più profondo il numero 5 a cercare il movimento di Manganaro, ben anticipato da Rodà, prova a ripartire allora l'Atletico Morena con il lavoro da parte di Shaman al limite, buon recupero qui da parte del numero 8, Mangano subisce fallo e quindi calcio di punizione per il Fonte Meravigliosa. Buon intervento difensivo sulla propria tre quarti qui di Mangano, Caruso Ceci va subito al lancio, la svintagliata verso destra dove non arriva a controllare Leonardo Magini. Buona idea, troppo profondo però il suggerimento del centrale in maglia numero 5, quindi rimessa laterale dall'out di sinistra per l'Atletico Morena, Primavera con le mani, tende un movimento incontro, si propone il numero 11 Vasta che prova a prolungare, trova solo Adico però sulla linea del passaggio. Mangano, letto bene il suo passaggio in verticale, poi Adico si allaccia ancora con Deustacchio, c'è fallo del numero 9 dell'Atletico Morena, altro calcio di punizione, Fonte Meravigliosa battuto all'indietro da Sperati, quindi il giro palla, adesso Caruso Ceci si abbassa a Pavanelli, riceve il numero 3, prova andare subito verticale, complice il pressing di Belvisi, quindi Manganaro si allaccia con il numero 6, in questo caso Alessandro Lunghi, non c'è fallo da parte di Manganaro, quindi rimessa laterale assegnata dal signor Panici al Fonte Meravigliosa, Pavanelli può salire da quella parte a battere con le mani, incontro Manganaro che prova a prendere posizione, tocca di testa il pallone Lunghi, poi Rodà evita il calcio d'angolo. Altra rimessa laterale, un paio di metri più avanti per Pavanelli. Stavolta si stacca dalla marcatura Scarsella, però il controllo orientato, poi lo scarica ancora per Pavanelli che mette il cross sul secondo palo, arriva a controllare Magini che ripropone in mezzo, dove trova solo un avversario, non riesce a ripartire l'Atletico Morena con il recupero e il tiro da parte di Valerio Clementi, non va lontano dallo specchio di Di Stefano che con lo sguardo controlla l'uscita della sfera e la rimessa dal fondo. Siamo giunti all'undicesimo minuto appena iniziato del primo tempo, è sempre 0-0 all'Enrico Rocchi di Viterbo tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa. Rilancio di Stefano dopo il tiro forte ma impreciso di Clementi, di testa Caruso Ceci, Manganaro prova la sponda, prende in controtempo Scarsella ma non riesce ancora a ripartire l'Atletico Morena, allora Sperati
attaccato, raddoppiato, Sperati perde palla, regala il possesso a Sciamanna, prova a ripartire l'Atletico, poi con l'esterno cerca l'imbucata Daniel Deustacchio, riesce a trovare la corsa di Eric Vassa. Dall'altra parte Scarsella col tacco centrale per Manganaro, l'anticipo di Alessandro Lunghi, arriva in ritardo Manganaro, commette fallo sul centrale di difesa di mister Fabrizi, calcio di punizione per l'Atletico Morena. Intervento ruvido ma senza cattiveria quello del numero 10 della Fonte Meravigliosa. Cercate il contrasto con Alessandro Lunghi, arrivate in ritardo. Battuto adesso il calcio di punizione, proprio Alessandro Lunghi a gestire questo pallone, lo tocca accanto a lui per Rodà. Cerca il lancio lungo in anticipo per Caruso Ceci che lascia passare il pallone, Deustacchio prova a controllarlo in area e alla fine riesce a portarsi a casa un calcio d'angolo. Il primo della sfida per l'Atletico Morena. Si avvicina al punto di battuta Simone Sciamanna. Il cross dentro di Sciamanna, palla che spiova al centro dell'area di rigore, Scarsella è riuscito a liberare l'area di rigore, quindi Sperati dall'altra parte, Manganaro, Rodà riesce a coprire, poi viene segnalato adesso il fuorigioco di Belvisi che era tutto solo sulla centrodestra, era partito però oltre la linea difensiva del Fonte Meravigliosa, calcio di punizione per i ragazzi di Vesprini. Donati lascia il compito di battere a Caruso Ceci che cambia lato, c'è cioè Adico da mezzo destro, controlla il numero 2, poi prova a verticalizzare per la corsa di Magini, buono il controllo verso il centro del campo, quindi il cambio di gioco per lo scatto di Pavanelli, lo insegue Belvisi di testa, Pavanelli lo salta, Pavanelli aria, mette dentro Manganaro con un controllo non semplice, Manganaro non ha spazio per calciare, allora torna fuori dove viene murata la conclusione di Mangano, quindi ci prova anche Maresca ma non c'entra, lo specchio di Di Stefano. Quattordicesimo minuto, altra occasione per il Fonte Meravigliosa che però fatica a centrare lo specchio di Stefano con le sue conclusioni. Allora altra rimessa dal fondo per l'Atletico Morena, Daniele Di Stefano, la volta supera la linea mediana del campo, di testa prova a prolungare giocatore del Morena, poi una serie di batti e ribatti, alla fine la palla gestita da Clementi all'indietro, il colpo di testa per la presa di Donati. Clementi manda a vuoto il pressing di Deustacchio, poi va verticale per lo scatto di Manganaro che va oltre la linea difensiva, gran lavoro qui retrocedendo da parte di Emiliano Pallone, altro buon intervento della centrale del Morena, poi calcio di punizione, pressing falloso da parte di Sperati, allora riparte l'Atletico Morena con la giocata di Vasta che va sulla verticale, Deustacchio va dentro Vasta, il pallone al limite per il controllo da parte di Sciamanna, era andato oltre però la linea, Deustacchio rimessa, se calcio di punizione per il Fonte Meravigliosa, già battuto da Clementi per Caruso Ceci. Scarsella cerca un appoggio accanto a sé il numero 9, sale Maresca in sovrapposizione a sinistra, si accentra invece da solo Scarsella, chiuso da Alessandro Lunghi, poi il rilancio dell'Atletico Morena, in anticipo c'è Clementi su Deustacchio, si rifugia alle sue spalle da Donati che non rischia il controllo, va direttamente lungo dove Lunghi anticipa Manganaro, Pavanelli, Belvisi correndo all'indietro, subisce forse anche fallo di Pavanelli, tutto regolare secondo il signor Panici. Allora Manganaro ancora con il dribbling, si allaccia con un avversario al limite, quindi Pavanelli riesce a riciclare il pallone all'indietro per Maresca, l'apertura per lo scatto di Magini con il controllo, deve però appoggiarsi all'indietro dove c'è Adico, prova a calciare col mancino, ancora una volta non c'entra, lo specchio di Daniele Di Stefano, rimessa dal fondo per l'Atletico Morena. Noi siamo al sedicesimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa.
stanno provando di più però i ragazzi di Giorgio Vesprini, che se fino a questo momento mancano di precisione. Rilancio di Di Stefano, in testa Sperati a riproporre, recupera però il pallone Guarnieri, però tocca per Vasta, superato il primo avversario. Vasta prova ad accelerare sulla tre quarti, quindi lo scarico a destra per Rodà, pressato, si addormenta, qui in possesso palla Rodà, regala a Scarzella, un po' da solo il numero 9, deve attendere l'aiuto di un compagno, lo trova in Maresca, tunnel ai danni di Belvisi, quindi il cambio di gioco a cercare il movimento di Sperati. C'è marcatura primavera, Sperati l'appoggia all'indietro, Magini prova il cross, strozzato però il pallone dentro, servito dal numero 7, libera la difesa dell'Atletico Morena. Guarnieri scambia con Ivan Lunghi, che sbaglia il pallone di ritorno, quindi il fallo di Guarnieri, che arriva in ritardo sul controllo di Magini. Calcio di punizione per il Fonte Meravigliosa. Attenzione qui al cross dentro da parte di Magini, respinge bene la difesa del Morena, ancora Fonte Meravigliosa in avanti con Marisca, che ripropone di nuovo per il numero 7, prova a prendere il fondo, poi va scivolata e commette fallo su Guarnieri, bravo a coprire la linea di corsa del numero 7, il centrocampista dell'Atletico Morena si porta via un buon calcio di punizione. Rilancio di Stefano, colpo di testa di Guarnieri che prova a prolungare, quindi quello successivo, palla che viene giocata in avanti dove c'è l'anticipo ai danni di Eric Vassa, quindi Rodà prima di Scarzella con il tacco, Belvisi prova ad autolanciarsi, superato Pavanelli, non Caruso Ceci, arriva bene sulla seconda palla, poi di testa Pavanelli, quindi l'anticipo da parte di Ivan Lunghi ai danni di Scarzella, ancora Fonte Meravigliosa che però riesce ad uscire palla al piede, Sperati attaccato da Guarnieri deve appoggiarsi all'indietro da Clementi, Caruso Ceci verticale, Scarzella esce ancora Lunghi per non far girare il numero 9, recupera l'Atletico Morena, Rodà sulla verticale, regala un altro pallone alla linea difensiva di Giorgio Vesprini con Clementi che controlla e poi gioca accanto a lui per Mangano. Adico, nonostante la deviazione di Vasta, riesce ad arrivare da Magini che prova a servire Manganaro alle spalle della difesa. Buona diagonale da parte di Pallone. Adico, altra chance per il Fonte Meravigliosa, fatica a ripartire adesso l'Atletico Morena. Magini, un sguardo in avanti, poi si appoggia all'indietro ancora da Adico. Sperati, Mangano, adesso Maresca sul centro sinistra, completato il giro palla del Fonte Meravigliosa, Maresca al limite, Manganaro poteva cercare la sponda per Sperati che già pregustava la conclusione dal limite, pallone giocato invece per Pavanelli, Caruso Ceci, buono il dribbling al limite, vorrebbe liberare il destro poi in buca quando però non se l'aspettavano più neanche i compagni, e palla che arriva docile dalle parti di Daniele Di Stefano. Siamo adesso al 20° del primo tempo, sempre 0-0, il lancio lungo a cercare il controllo di Eric Vassa che duetta con Magini, vince il duello, ancora Vassa che prova ad andare via, anche Adico che usa troppo le braccia, non secondo Panici, giudica regolare l'intervento del numero 2 del Fonte Meravigliosa, poi svanisce però la ripartenza dei ragazzi di Vesprini con la palla lanciata e recuperata da Di Stefano. Rodà, Caruso Ceci qui sente alle sue spalle l'arrivo di Donati, si abbassa e lascia passare la sfera, Caruso Ceci, centrale Mangano, restituisce al numero 5, un po' di pressing da parte di Guarnieri, allora ancora Mangano, Caruso Ceci, buona uscita palla al piede qui della Fonte Meravigliosa, subito bruciata però con la palla troppo lunga recuperata da Primavera, Vasta
però puntare a Dico, gioco di gambe, basta, arriva al limite e basta, può pensare ancora alla conclusione, palla lasciata centrale per Shaman, recupera, fa densità la difesa della Fonte Meravigliosa, poi arriva però il fallo commesso da Clementi che si allunga in scivolata sulle gambe di Guarnieri e calcio di punizione da buona posizione per l'Atletico Morena. Tanto fermo a terra un giocatore dell'Atletico Morena al limite dell'area, se non andiamo errati dovrebbe essere Vasta. Si rialza adesso il numero 11, ricordiamo capocannoniere dell'Atletico Morena in questa coppa con 4 gol tra ottavi, quarti e semifinali. Alle sue spalle Martorelli con 3 realizzazioni. Calcio di punizione affidato a Daniel Testacchio, maglia numero 9, che ha preso la mira, probabilmente vuole andare verso i pali di Donati che sistema bene la barriera. Arriva adesso la via libera di Panici, parte Testacchio, calcia male, molto alto sopra la traversa, manda in tribuna. Quando siamo giunti, abbiamo superato la metà del primo tempo, una partita molto bloccata, Andrea. Una partita bloccata, sta venendo fuori quello che un po' ci potevamo aspettare. La Fonte Meravigliosa ama più palleggiare rispetto all'Atletico Morena, che è una squadra più muscolare, più fisica. Solo ci sono pregi e difetti in questo momento, perché quel gran caldo che fa, il campo in erba naturale, che è un fattore per tutte e due le squadre, non so quanto spingere così tanto in queste prime fasi possa poi pagare la Fonte Meravigliosa per una sfida che potrebbe annunciarsi molto lunga, perché molto bloccata, pochissime conclusioni in porta, insomma la prima dell'Atletico Morena è questa e niente, vediamo come sta andando la gara, insomma. Sì, tanta paura di andare sotto probabilmente, due squadre molto attente fino a questo momento nella fase difensiva, qui attenzione a Manganaro che era scappato alle spalle della difesa dell'Atletico Morena, ha segnato l'offside però l'assistente dell'arbitro, che se qualche dubbio rimane, calcio di punizione per l'Atletico Morena. Con Alessandro Lunghi che va al lancio per Belvisi, di testa riesce a toccare per Testacchio. Si mette in anticipo Caruso Ceci, recupera sul numero 9, poi prova a uscire palla al piede, rischia e viene diciamo salvato dal fischio di Panici che assegna il calcio di punizione alla Fonte Meravigliosa. Aveva perso una brutta palla sulla propria tre quarti qui Caruso Ceci. Caruso Ceci ha battuto il calcio di punizione per Mangano e cerca un dribbling molto rischioso su Guarnieri, alla fine riesce a scaricare sulla destra per Maggini che di prima manda verticale dove c'è Scarzella in anticipo, però pallone che riesce a ottenere il massimo facendo sbattere addosso a Scarzella, ottiene anche la rimessa laterale a favore Primavera con le mani pronta a rimettere in gioco, è venuto incontro Vasta adesso. Pallone per Shaman che cerca il cambio di gioco, Belvisi prova a disturbare Pavanelli, lo anticipa di testa, si allunga però forse oltre il pallone, Donati deve uscire di fuori della propria area di rigore, la palla che frenava prima di uscire dalla linea di fondo, ha messo in fallo laterale per non correre ulteriori rischi Alberto Donati, rimessa con le mani quindi in favore dell'Atletico Morena. Rodà
si muove Guarnieri oltre la linea difensiva, qui l'uscita sbagliata da parte di Clementi, la palla alla fine ha varcato la linea di fondo, ha avuto ragione il numero 6 del Fonte Meravigliosa, Donati. Apertura col mancino per Magini, prova a palleggiare sul ritorno di Eric Bassa, poi Primavera lo anticipa di testa, quindi Adico si accontenta della rimessa laterale, protegge dall'arrivo di Eric Bassa, poi va molto lungo con le mani a cercare lo scatto di Sperati, leggera spinta alle spalle di Primavera, giudicata regolare, tocca comunque il pallone il terzino del Morena, e quindi rimessa laterale nuovamente per il Fonte Meravigliosa, che guadagna metri sull'out di destra. Ventisei e 36:37 sul cronometro, ha battuto Magini la rimessa laterale per Scarsella, non riesce ad andare via sul fondo il numero 9, si allunga, si trascina il pallone oltre la linea dell'out, quindi rimessa dal fondo per Daniele Di Stefano. Pallone sul centro-destra per Francesco Rodà. Altro lancio lungo del numero 2, attenzione a Belvisi che parte alle spalle di Pavanelli, arriva Caruso in chiusura, Belvisi mette dentro la finta e poi palla in area dove era arrivato a chiudere sul secondo palo d'Eustacchio che cade al centro dell'area di rigore, tutto regolare per Panici, dall'altra parte Maresca cerca l'imbucata per Scarsella, buona diagonale di Rodà che però non va molto lontano con il rilancio, regala palla a Mangano, Magini pensa al cross dalla tre quarti, lo effettua da fermo per Scarsella, di testa Rodà riesce almeno a pulire l'area di rigore e non a completare il recupero palla, Scarsella limite, non si intende con Maresca, l'anticipo all'interno dell'area di rigore di Guarnieri, già recuperato il Fonte Meravigliosa con Caruso, Ceci, Adico, Mangano si avventura in un dribbling, riesce a anticipare Guarnieri, poi perde palla Maresca solo per un attimo, fortunato nel rimpallo, torna in possesso il numero 4 Caruso, Ceci evita il pressing da parte di Guarnieri, poi scarica all'indietro per Clementi, Adico, entra le Mangano, va a lancio ancora Adico per Magini, buono il controllo, sovrapposizione di Sperati, chiude Primavera e riesce a trovare anche il rimpallo con Magini, ottiene la rimessa laterale, qui il terzino dell'Atletico Morena, sarà proprio lui a rimettere in gioco con le mani. L'incontro basta, vuole andare più profondo però Primavera da De Eustacchio che spizza di testa per Mangano, quindi Manganaro riesce a anticipare Lunghi e fa partire sulla tre quarti Fonte Meravigliosa, Maresca scivola al limite poi pensa al destro e lo prova e stavolta Di Stefano deve compiere un grande intervento per tenere il match sullo 0-0, arriva alla mezz'ora la prima grande chance per il Fonte Meravigliosa con il destro dal limite tentato da Maresca e la gran parata di Di Stefano, forse un po' telefonato il tiro da quella parte, aveva capito con un attimo di anticipo Di Stefano, arriva, si allunga per mettere in calcio d'angolo. Dalla bandierina proprio Alessandro Maresca, 15 più recupero alla fine del primo tempo, Maresca cross dentro, Manganaro non tocca, Dico traversa in 30 secondi, doppia chance clamorosa per il Fonte Meravigliosa, prima la gran parata di Di Stefano sul calcio d'angolo a Dico da 2 metri, non è riuscito a centrare lo specchio ma solo a colpire la traversa, a Di Stefano battuto, mantiene il pressing offensivo il Fonte Meravigliosa, intanto c'è però un attimo di pausa richiamata dal signor Panici per il cooling break, fa davvero molto caldo quest'oggi a Viterbo e quindi un attimo di pausa per i 22 in campo che potranno rinfrescarsi e poi continuare al 100% quest'ultimo quarto d'ora di primo tempo.
approfittiamo, insomma, Adriano, di questo minuto di pausa. È arrivata l'occasione che poteva cambiare la gara, quella che aspettavamo, quella che in un certo senso si stava facendo, sta nascendo. Basta l'episodio, le finali si decidono così, e una doppia occasione che premia, secondo me, comunque una fonte meravigliosa migliore rispetto alla Atletico Morena, che ha scelto però a quanto pare questo tipo di interpretazione della gara, cioè provare ad aspettare l'avversario, perché di fatto si è fatta vedere solamente con un paio di affondi di Vasta, e quel calcio di punizione non lo consideriamo proprio, mentre la fonte meravigliosa continua a palleggiare e a farsi vedere le parti di Stefano. Quindi sicuramente le mosse dei giallazzurri stanno pagando, se non col risultato, comunque in quanto a pressione sull'avversario fino a questo momento della gara. Sì, la grande chance proprio prima del time out, del cooling break, con il colpo di testa di Adico, che è arrivato sul secondo palo a colpire di testa sul corner di Maresca, centrato però la traversa il numero 2 del Fonte Meravigliosa. Ne approfitta ovviamente anche la terna arbitrale per rinfrescarsi. Ma soprattutto i due allenatori, Vesprini e Fabrizi, per un vero e proprio time out, per ridisegnare le proprie squadre, provare a correggere magari quello che non sta piacendo. In campo le due formazioni, si riprenderà dalla rimessa laterale per il Fonte Meravigliosa, si avvicina al punto di battuta Maggini, sarà lui a rimettere in gioco con le mani, pronto accanto a lui a ricevere Mangano. Tutto l'Atletico Morena schiacciato nella propria tre quarti, ad eccezione di Eustachio, è da solo contro la linea difensiva del Fonte Meravigliosa, qui recupera però l'Atletico Morena con il lavoro proprio di Eustachio, che perde però il contrasto con Adico, prova a presentarsi sulla tre quarti Adico, recupera il pallone ancora a Eustachio, che rimedia al suo errore. Belvisi tiene il pallone in campo, rientra bene su Manganaro, poi cerca l'apertura per Vasta, che parte alle spalle di Maggini, la diagonale profonda del numero 7, che alla fine è costretto a toccare di testa e a concedere il calcio d'angolo ai ragazzi di Claudio Fabrizi. Possono e devono essere occasione di pericolosità i calci da fermo per l'Atletico Morena, che sta faticando a arrivare dalle parti di Donati in questo primo tempo. Dalla bandierina Sciamanna, pallone dentro l'area di rigore, il colpo di testa, il gol dell'Atletico Morena. Dovrebbe aver segnato Belvisi, che ha tagliato sul primo palo, un bacio al palo, e l'1-0 dell'Atletico Morena. Avevamo parlato della possibilità dei calci da fermo di rendersi pericolosi, e allora va avanti l'Atletico Morena con il gol di Capitan Belvisi. No, correggiamo subito il marcatore, ovviamente difficile dalla nostra posizione capire chi abbia segnato. Dovrebbe essere Ugo Primavera ad aver siglato il gol dell'1-0. Che se adesso Belvisi manda baci alla tribuna. Tendiamo conferme ovviamente sull'assegnazione del gol per l'Atletico Morena. Fatto sta che a 10 minuti dalla fine del primo tempo si è sbloccato il punteggio, è andato avanti l'Atletico Morena con il calcio d'angolo forse regalato un pochettino da Maggini, e quindi il colpo di testa centro area che ha battuto Alberto Donati ha portato avanti l'Atletico Morena. Intanto
si fa ammonire qui Alessandro Lunghi, il fallo ai danni di Manganaro e calcio di punizione per il Fonte Meravigliosa, che prova subito rabbiosamente a reagire allo svantaggio. Tutto pronto, Maresca prova a mettere dentro l'area di rigore, Guarnieri va a liberare, poi prova a recuperare Mangano, Deustacchio si impegna e tiene questo possesso, viene raddoppiato nella marcatura, deve trovare un appoggio, non riesce ad ottenere la rimessa laterale, suo l'ultimo tocco nel contrasto con Maggini, rimessa laterale Fonte Meravigliosa, palla interna per Scarsella, ben chiuso quindi Maresca, cerca la conclusione che va sulla traversa, Manganaro atterrato, calcio di rigore, calcio di rigore, credo cartellino rosso abbastanza inevitabile. E qui può girare la partita, cartellino rosso. Dal nulla l'occasione per il Fonte Meravigliosa con il destro dal limite di Maresca, che ha preso un effetto strano, è andato a colpire la traversa a Di Stefano Battuto, poi sulla palla vagante bravo Manganaro a mettersi davanti al difensore, a subire il fallo che porterà al calcio di rigore per i ragazzi di Vesprini. Espulso quindi Alessandro Lunghi, che era stato ammonito qualche istante fa, si prende comunque il cartellino rosso diretto per il fallo, l'inevitabile cartellino estratto dal signor Panici per il fallo su Manganaro, che doveva solo appoggiare in rete il pallone da mezzo metro dalla porta di Stefano. Tanto sistema il pallone sul dischetto Caruso Ceci. Controlla il posizionamento di tutti i giocatori al limite dell'area il signor Panici, pronto a dare il via a Caruso Ceci, che sfida Di Stefano per cercare il gol del pari. La rincorsa di Caruso Ceci, Di Stefano, poi ancora Caruso Ceci, Di Stefano e palla in rete. Arriva il pareggio del Fonte Meravigliosa, 1-1 con il brivido. Caruso Ceci pareggia in questa finale di Coppa Promozione. Il calcio di rigore del numero 5 è colpito da Di Stefano, che quindi rimette in gioco Caruso Ceci. Ovviamente sono arrivate le proteste dei giocatori dell'Atletico Morena, ma ovviamente regolarissimo il tapin di Caruso Ceci per il tocco evidente di Di Stefano, che aveva mandato sul palo il rigore di Caruso Ceci. È arrivato ancora però il numero 5 a mettere in porta il gol dell'1-1 e quindi torna in parità. È durato pochissimo il vantaggio dell'Atletico Morena con Belvisi, ha pareggiato il Fonte Meravigliosa. Poco più di 5 minuti più recupero alla fine del primo tempo, torna subito in parità il punteggio. Al gol di Belvisi ha risposto il calcio di rigore, anche se poi in realtà il gol su tapin di Caruso Ceci, era riuscito Di Stefano ad ipnotizzarlo, a mandare sul palo la prima conclusione del difensore gialloblu, bravo però è pronto a respingere in rete. Ancora Caruso Ceci in possesso, viene incontro Scarsella, l'appoggio per Mangano che fa girare Adico, è tutto solo
sulla destra Magini, controlla il numero 7, cerca il cambio di gioco, si muove Maresca all'interno dell'area di rigore, buono il controllo, Maresca, non c'è fuorigioco, poi la chiusura da parte di Sciaman, calcio d'angolo per il Fonte Meravigliosa che adesso potrà usufruire di un vantaggio numerico per più di metà partita. Ricordiamo in occasione del calcio di rigore che ha portato al gol del pari, è arrivato anche il cartellino rosso per Alessandro Lunghi. Maresca, cross dentro, Manganaro prova a prolungare, poi Sciamanna arriva a controllare la palla vagante, viene attaccato da Scarzella, prova comunque a liberare Sciamanna, si allaccia con Scarzella, tutto regolare, poi il rilancio di Sciamanna dove ci sono però solo difensori del Fonte Meravigliosa che recupera con Mangano. Pavanelli, centrale per Clementi, Adico, sceglie Pavanelli a sinistra, si è allargato Maresca, adesso stabilmente sta facendo presente l'ala lì a sinistra, riceve ancora Maresca, può puntare dal lato corto dell'area, ha finito però oltre la linea difensiva dell'Atletico Morena, calcio di punizione per i ragazzi di Claudio Fabrizi. Qui le proteste di Maresca, non è d'accordo con la segnalazione dell'assistente. Calcio di punizione per l'Atletico Morena, fidato a Daniele Di Stefano. Rilancio lungo del numero 1 della Morena, Maresca di testa, quindi Manganaro non riesce a servire Scarzella. Caruso Ceci, altro colpo di testa di Ivan Lunghi, quindi Sciamanna riesce a metterla giù, prova subito a imbucare verticale per Vasta, buona diagonale di Adico, anticipa di testa il numero 11, poi Sciamanna, Roda, Deustacchio sulla verticale per Eric Vasta che si stacca dalla marcatura, prova a puntare Caruso Ceci, ancora Vasta, lo lascia sul posto, supera anche Pavanelli, ancora Vasta, Caruso Ceci si mette davanti, pallone che però è lento, non può proteggere la rimessa dal fondo, allora deve completare il disimpegno e lo fa bene con Pavanelli. Manganaro pressato da Rodà, perde un brutto pallone sulla propria tre quarti, Deustacchio prova a dare velocità, non trova il controllo però di Vasta, quindi poi il pallone che è terminato oltre la linea dell'out, rimessa laterale che dovrebbe essere per l'Atletico Morena, così è stato indicato dal signor Panici. ...1.45 più recupero alla fine del primo tempo, 1-1 tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa. Andata avanti la squadra di Fabrizi con il colpo di testa di Belvisi sul calcio d'angolo, due minuti dopo il pareggio della Fonte Meravigliosa sul calcio di rigore, prima sbagliato e poi realizzato con il tapin da Caruso Ceci. Qui Guarnieri sulla verticale per Eric Vasta, Caruso Ceci arriva a chiudere, poi evita anche il calcio d'angolo, scarica centralmente per Donati, si apre a Dico per suggerire il passaggio del portiere, quindi Magini sulla verticale Sperati, lo serve adesso Magini, non è andato oltre la linea Sperati, può pensare al cross il numero 11, si muove centrale Scarzella, il pallone per Maresca sul secondo palo che prova a coordinarsi per il destro al volo, colpisce male però il numero 4 con Di Stefano che con lo sguardo protegge la rimessa dal fondo. Ancora 40 secondi, poi recupero. Lo sguardo all'orologio per Edoardo Panici, dalla sezione di Aprilia, il direttore di gara. Qui Caruso Ceci di testa, indisperati, anticipato da Guarnieri, Scarzella prova a metterla giù per Manganaro che restituisce, ancora Scarzella dietro per Manganaro, la di rigore, Manganaro, il vantaggio del Fonte Meravigliosa, dialogano perfettamente i due attaccanti, doppio 1-2 tra Scarzella e Manganaro e poi di prima intenzione il mancino sotto al 7 da parte di Gabriele Manganaro che batte Di Stefano e completa la rimonta del Fonte Meravigliosa proprio allo scadere del primo tempo, 2-1 per i ragazzi di Giorgio Vesprini, vanno avanti giallo-blu
fanno tutto i due attaccati, Scarsella e Manganaro, scambiano due volte, liberato al mancino il numero 10 che batte Di Stefano e fa 2-1, fonte meravigliosa. Tanto assegnati adesso 2 minuti di recupero, proprio nel momento della festa della fonte meravigliosa, qui da ripetere la battuta da centrocampo dell'Atletico Morena, perché c'era Scarsella oltre la linea mediana. Fillunghi subito di testa, prova Primavera mandare verticale per Avassa, troppo lungo il suggerimento, rimessa dal fondo per il fonte meravigliosa che ha sfruttato bene la superiorità numerica. Questo finale di tempo era andata sotto alla mezz'ora con il gol di Belvisi, è riuscita a ribaltare la situazione con il pareggio di Caruso Ceci e poi il vantaggio di Manganaro. Qui ancora il numero 10 che fa passare per Maresca, attenzione a Rodà che riesce a rimontare su Maresca, tiene bene botta per il numero 4 che si libera, Maresca vorrebbe calciare qui, eccesso di egoismo, poi Scarsella sul rimpallo fortunato, Scarsella a trovarsi lì il pallone, calcia largo però il numero 9 del Fonte Meravigliosa che ha sfiorato il colpo del KO. Avrebbe fatto malissimo mentalmente il terzo gol all'Atletico Morena. Ha fallito però Scarsella mandando largo alla destra di Di Stefano. E quindi rimessa dal fondo per l'Atletico Morena che sta un po' sbandando in questo finale di tempo. Di Stefano lungo Mangano di testa a riproporre ancora per Manganaro, anticipato dal lavoro di Primavera, quindi la palla verticale direttamente per Di Stefano. Tanto scaduti i due di recupero, probabilmente qualche secondo ancora per l'esultanza prolungata di Manganaro in occasione del gol del 2-1. Qui Ivan Lunghi di testa, lo colpisce a Dico per il signor Panici e fallo del giocatore dell'Atletico Morena con Dico che probabilmente è arrivato prima a toccare il pallone nel contrasto. E quindi calcio di punizione per il Fonte Meravigliosa quando siamo ormai agli sgoccioli della prima frazione, riuscita a completare la rimonta la formazione di Vesprini, avanti 2-1 in questa finale di Coppa Promozione contro l'Atletico Morena. Al vantaggio di Belvisi ha risposto prima Caruso Ceci e poi Manganaro. Davvero bello il gol del 2-1 con il doppio scambio tra Manganaro e Scarsella. Quindi la conclusione del numero 10 su cui Di Stefano non ha potuto nulla. Dopo 30 secondi di pausa alla fine Panici decide di fischiare due volte e mandare le squadre a riposo sul punteggio di 2-1 in favore della Fonte Meravigliosa. Ricordiamo velocemente le marcature, era andata avanti l'Atletico Morena con il gol di Belvisi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, quindi il pareggio sulla ribattuta di un calcio di rigore di Caruso Ceci, quindi il vantaggio siglato da Manganaro. Dallo stadio Enrico Rocchi di Viterbo sta per iniziare il secondo tempo della finale di Coppa Promozione, trofeo Lucarini, tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa giallo-blu che sono avanti per 2-1 in rimonta dopo il vantaggio siglato da Belvisi per l'Atletico Morena. Prima Caruso Ceci e poi Manganaro hanno regalato il vantaggio a riposo per i ragazzi di Giorgio Vesprini. Primo possesso del secondo tempo che sarà per l'Atletico Morena. Un ultimo check sulle due panchine con i due assistenti per Panici che da adesso il via al secondo tempo. Subito il lancio lungo a cercare l'autore del momentaneo vantaggio dell'Atletico Morena, Belvisi, che prova a giocare in avanti dove Adico va a contrasto, poi Ivan Lunghi prova a liberarsi in area di rigore, forse trattiene, arriva il fallo ai danni di Clementi. Calcio di punizione per il Fonte Meravigliosa, prova subito a partire aggressivo e questa ripresa l'Atletico Morena che avrà l'arduo compito di rimontare in questa finale sotto di un uomo e sotto di un gol. L'espulsione arrivata in occasione del calcio di rigore che ha portato al gol dell'1-1 di Alessandro Lunghi, che qualche istante prima era stato anche ammonito, poi il rosso diretto per il fallo su Manganaro. Scarsella
prova a avanzare la Fonte Meravigliosa, palla sulla destra per Sperati, in anticipo Primavera va a chiudere in fallo laterale. Con le mani Magini a cercare interno dell'area di rigore, Manganaro che si gira, va col mancino, palla che arriva sul secondo palo, attenzione a Maresca che arriva prima di Rodà, frena la sua corsa a Rodà per non commettere un altro fallo da rigore, Maresca con l'esterno, la palla dentro di Stefano, arriva prima di Sperati e rilancia per l'Atletico Morena, Basti con l'intervento alle sue spalle di Adico che si prende anche il cartellino giallo, che la spinta di Adico, spalla contro schiena di Eric Basti. Il calcio di punizione guadagnato quindi da Vasta, calcio di punizione per l'Atletico Morena. Lo va a battere anche se stranamente Daniel Deustacchio, siamo molto molto lontani dalla porta di Alberto Donati. Terzo minuto della ripresa, arriva adesso il fischio di Panici, Deustacchio prova il cross dentro l'area, va a liberare Maresca, l'area di rigore, mette in fallo laterale, può mantenere la pressione offensiva l'Atletico Morena. Con le mani Rodà, attacca l'area di rigore Ivan Lunghi, di testa Clementi, quindi Maresca per Scarsella, non riesce a tenerla il numero 9, allora altro possesso Atletico Morena con pallone, Rodà evita il ritorno di Scarsella, poi torna ancora dietro da pallone, lancio lungo per Ivan Lunghi che prova a fare sponda di testa, Vasta si impegna ma riesce solo a toccare il pallone che arriva docile dalle parti di Alberto Donati. Riceve all'interno della propria area di rigore Caruso Ceci, quindi Mangano. Un po' di spazio per avanzare, se lo prende tutto il regista del Fonte Meravigliosa, poi scarica a sinistra. Maresca, ancora per Mangano. Adesso marcato da Vasta, però si fa male nel dribbling di Mangano. Forse si è girata la caviglia qui ad Eric Vasta, tutto ok. Si può proseguire con Adico che riceve sulla destra. Si propone incontro Magini, Adico pone il dribbling, poi la palla verticale per Sperati, quindi ancora Magini, centrale, Manganaro prova a girarsi su Primavera, raddoppiato, perde palla, poi va a trattenere il tentativo di ripartenza dei Guarnieri. Le proteste dell'Atletico Morena volevano il cartellino giallo per Manganaro. Poteva starci qui il cartellino per Gabriele Manganaro, non tanto per la cattiveria dell'intervento quanto per l'aver frenato un tentativo di ripartenza dell'Atletico Morena. Pallone lungo per Ivan Lunghi che spizza di testa, pallone che non può arrivare ad Eric Vassa, direttamente protetto da Magini. Rimessa dal fondo per il Fonte Meravigliosa. Caruso Ceci, Adico, verticale, Magini, lascia sul posto Belvisi, poi prova ad andare verticale, Deustacchio. Riuscito in scivolata il numero 9 a rimpallare il lancio lungo di Magini, a mettere in fallo laterale. Con le mani proprio il numero 7, viene incontro Sperati, Magini anticipato da Guarnieri, l'ultimo tocco è di Magini nel contrasto. Quindi rimessa Atletico Morena con Belvisi. Si gira Shaman in mezzo al campo. Sguardo sulla verticale, poi lo scarico per Rodà. Va in pressing a Scarsella. Rodà gioca centralmente per Capitan Primavera. Belvisi. Cerca il lancio. Si muove bene incontro Vasta. Riceve, esce Caruso Ceci in pressing. Vasta. Altro cambio di gioco. Torna da Belvisi.
c'è il pressing a Magini, Belvisi prova a prendere il centro del campo, buon intervento di Magini che rallenta l'azione offensiva dell'Atletico Morena, poi sbaglia De Eustachio, regala il pallone a Magini, bravo a tornare però il numero 9 che poi si allaccia con Manganaro, Belvisi non riesce qui a frenarlo nella sua corsa sperata, ancora Belvisi prova a prendere il fondo, Adico riesce a proteggere, si allunga un po' la sfera, Belvisi rimessa dal fondo per il Fonte Meravigliosa. Tanto continuano a discutere in mezzo al campo De Eustachio e Manganaro, si sono allacciati in precedenza sul contrasto, non se le sono mandate a dire, lasciato andare però il signor Edoardo Panici, rilancio Donati, non va molto lungo, prova a controllare Sciamanna, quindi Belvisi torna all'indietro da Di Stefano, non c'è pressing dei giocatori offensivi del Fonte Meravigliosa, allora Ruda, spazio per lanciare profondo per Sciamanna, Clementi si mette davanti al numero 7 e poi lascia andare il pallone dalle parti di Donati, Mangano lo attacca Vasta prima dell'arrivo del numero 11, tocca sul centro-sinistra per Caruso Ceci, supera la linea mediana del campo, poi sbaglia il pallone sulla sinistra dove riesce comunque a controllare Maresca, Caruso Ceci verticale, scarsella col tacco, non si intende con Sperati e allora recupera Belvisi, prova a far partire Vasta sul centro-sinistra che scappa alle spalle di Adico, tiene bene la posizione il numero 2, poi tocca Vasta nel contrasto, è suo l'ultimo tocco, è rimessa dal fondo per il Fonte Meravigliosa, qui Vasta va a spingere, la palla lontana su Adico, rischia il numero 11 dell'Atletico Morena, richiamo solo verbale da parte del signor Panici con Vasta che chiede scusa, ha rischiato qualcosa qui l'attaccante dell'Atletico Morena. Passati 8 minuti nel corso della ripresa, sempre 2-1 per il Fonte Meravigliosa in questa finale di Coppa Promozione. Mangano si apre a destra, Magini nel giro palla prima Dico e adesso si arriva da Clementi, Magini è salito invece sull'out di destra, scarsella, tunnel ai danni di Guarnieri per servire Sperati, tre quarti campo, palla centrale, Manganaro riesce a anticiparlo, pallone poi deve completare il disimpegno, c'è cioè però prima il fallo di Manganaro che semplifica l'uscita, palla al piede dell'Atletico Morena che però accelera troppo con il calcio di punizione battuto da Belvisi, troppo velocemente, avrà un'altra chance però Belvisi qui, graziato il numero 10 che aveva battuto il calcio di punizione, aveva regalato il possesso al Fonte Meravigliosa, dovuto però ripetere la battuta l'Atletico Morena, allora può gestire un nuovo possesso con Rodà, verticale, regala a Mangano, Maresca attaccato da Ivan Lunghi, commette fallo il centrocampista del Morena, calcio di punizione Fonte Meravigliosa, rimane a terra Morisca, Caruso Ceci scambiato con Mangano, poi prova a partire il numero 8, Caruso Ceci soggestisce senza fretta il Fonte Meravigliosa e il possesso, Maresca si accentra il numero 4, vuole il suggerimento dentro, Sperati non parte però oltre la linea difensiva, palla che arriva comoda dalle parti di Stefano che prova a dare ritmo all'azione della Morena, a lancia lungo dalle parti di Caruso Ceci che può controllare e tocca direttamente il pallone per Pavanelli, Maresca, Manganaro, sovrapposizione di Maresca, Manganaro si libera di De Eustachio, vuole prendere il fondo, De Eustachio lo chiude e poi prova subito a far ripartire l'Atletico Morena, lancio lungo positivo qui per Vasta che parte alle spalle di Caruso Ceci, arriva al limite da solo contro tutti, Vasta, Vasta, c'è anche Adico in marcatura, Vasta prova a incrociare, Adico mura la conclusione di Vasta in calcio d'angolo e tiro dalla bandierina conquistato da Eric Vasta che ha puntato da solo contro tutta la linea difensiva del Fonte Meravigliosa, trovando
un quasi insperato calcio d'angolo. Intanto si avvicina alla propria panchina Caruso Ceci. Probabilmente era entrato senza parassinchi questo secondo tempo il difensore in maglia numero 5 che ha siglato il gol dell'1-1 nel corso del primo tempo. Calcio d'angolo qui per l'Atletico Morena con Caruso Ceci che prova adesso a recuperare la sua posizione. Tanto cade in area di rigore Magini, da ripetere il calcio d'angolo con Donati che era arrivato in anticipo su Belvisi. È rimasto a terra ancora Donati che nell'uscita sul calcio d'angolo battuto a gioco fermo, perché poi l'ho fatto ripetere, infatti è già pronto a battere dalla bandierina all'Atletico Morena. Bisogna però dell'ingresso dello staff medico Donati, quindi ancora qualche istante di pausa quando entriamo nel tredicesimo minuto della ripresa, sempre 2-1 per il Fonte Meravigliosa. L'Atletico Morena che era andata avanti con il gol di testa di Belvisi, quindi il pareggio di Caruso Ceci sugli sviluppi di un calcio di rigore. Il vantaggio in chiusura di tempo siglato da Manganaro dopo il bellissimo scambio con Scarzella. Si rialza ora Donati e riprende il suo posto tra i pali per difendere su questo calcio d'angolo per l'Atletico Morena. Tiro dalla bandierina di Sciamanna, il colpo di testa sul primo palo tentato stavolta sì da Primavera. Mandato altro però oltre la traversa di Donati, rimessa dal fondo per il Fonte Meravigliosa. Donati, centrale corto per Mangano che apre a sinistra dove c'è Pavanelli. Caruso Ceci ha in pressing solitario però Sciamanna, poi ritardo Ivan Lunghi nel raddoppio su Mangano. Adico, Scarzella anticipata in mezzo al campo da Deussacchio che prova con l'esterno a far partire Vasta sull'out di sinistra, palla troppo lunga, non riesce a tenerla. Nel perimetro di gioco il numero 11 del Morena, rimessa laterale per il Fonte Meravigliosa con Magini. Quindicesimo della ripresa, sempre 2-1 Fonte Meravigliosa. Magini attaccato per De Palla, Guarnieri centrale per Basta, deve cercare uno scarico, lo trova in Deustacchio sulla centrosinistra, prova a centrarsi, Adico gli sporca il pallone, Basta non riesce a passare al limite, c'è il recupero palla di Maresca che prova a ripartire da solo. Maresca supera la linea di centrocampo, poi fa partire sulla centrosinistra Scarzella, in anticipo Primavera che protegge l'uscita di Stefano, recupera palla all'Atletico Morena che ha sicuramente alzato la linea di pressione in questo inizio di secondo tempo. Belvisi, Deustacchio, Mancino verticale, colpo di tacco di Sciamanna che riesce a trovare lo scambio con Guarnieri, ancora Sciamanna al limite, Sciamanna col destro, centrale per Donati, arriva l'occasione per l'Atletico Morena con la giocata solitaria di Sciamanna che si libera di Clementi e poi calcia, tiro debole centrale però del numero 7, facile la presa di Donati. Caruso Ceci, si muove Mangano per portare via un difensore del Morena,
Caruso Ceci, ancora per Mangano in mezzo al campo, esce male Guarnieri, passa il numero 8 della Fonte Meravigliosa, poi perde palla sulla propria tre quarti, Sperati sbaglia, però l'imbucata d'esterno De Eustachio chiude a Dico. Ancora De Eustachio a dare ritmo, basta, alza la gamba pericolosamente vicino al volto di Adico, riesce comunque a recuperare il pallone al numero 2, Sperati in scivolata, il recupero di Basta che sta dimostrando tanto, grinta lì davanti, il fallo quindi Adico che è già ammonito, ci sono però qualche dubbio, più di qualche dubbio su questo fallo fischiato da Adico, era completamente fermo il difensore del Fonte Meravigliosa. Visto però il fallo Panici e quindi calcio di punizione Atletico Morena da buona posizione. Sistema la distanza della barriera Panici, pronto a battere Sciamanna, tanto guadagna forse qualche centimetro la barriera 3 disegnata da Donati, scarzella Marischi e Sperati a fare muro sulla posizione di Sciamanna che mette dentro sul secondo palo, arriva a toccare Adico quando non c'erano più avversari alle sue spalle, probabilmente gli aveva chiamato di lasciare il pallone Donati, Adico senza rischiare però ha prolungato la traiettoria in calcio d'angolo, allora ancora Sciamanna dall'altra parte potrà proporre un altro cross dentro, c'è al movimento di Belvisi sul primo palo, Sciamanna va a cercare mezzo all'area di rigore, movimento di Lunghi, attenzione all'uscita della Fonte Meravigliosa con il lancio lungo tentato da Clementi per la corsa di Sperati, Rodà a coprire la profondità, palleggia per saltare Sperati e poi ripropone per l'Atletico Morena con Sciamanna che alza il pallone per Ivan Lunghi che cerca un improbabile colpo di tacco per De Eustachio, non colpisce la sfera, arriva comoda dalle parti di Donati, tanto c'è a terra Dico al centro dell'area di rigore, allora Maggini tocca oltre la linea dell'out e servirà ancora l'ingresso dello staff medico della Fonte Meravigliosa. Tanto facendo che servirà un cambio Donati alla propria panchina. Probabilmente non ce la fa, Dico. Entrare al posto di Adico con la maglia numero 13, scusate, Leonardo Notar Nicola. Rimessa laterale battuta adesso da Belvisi che con fair play restituisce il pallone a Fonte Meravigliosa, Clementi ad indietro per Donati. Vediamo come si ridisegna la difesa della Fonte Meravigliosa, non dovrebbe cambiare nulla tatticamente con Notar Nicola che si schiera nella linea 3 e scarzella, lavora bene il pallone per Maggini, cerca l'apertura dentro per Sperati, in anticipo si muove Primavera, recupera il capitano della Morena, Belvisi alza il pallone in direzione di Basta, la sponda centrale per Sciamanna. Basta, esce in pressing Maggini, fallo del numero 7, cartellino giallo per Maggini. Lo sgambetto di Maggini ai danni di Basta.
E quindi calcio di punizione per l'Atletico Morena. Fidato sempre al destro di Daniel Deustacchio. Sarà lui provare a far spiovere il pallone nell'area di Donati. Deustacchio, forte verso l'area di rigore, movimento sul secondo palo, tentato da Pallone che non riesce ad arrivare all'appuntamento con la sfera. Non ha toccato nessuno del Fonte Meravigliosa come volevano i giocatori dell'Atletico Morena. Rimessa dal fondo per Alberto Donati che tocca nella propria area di rigore per Notar Nicola che tocca il suo primo pallone. Donati sul pressing riesce a lanciare lungo dove c'è il solo Rodà che può controllare, anzi rilanciare direttamente di prima dove c'è il solo Pavanelli che si accontenta della rimessa dal fondo senza fretta, ovviamente il numero 3 del Fonte Meravigliosa. E poi per accelerare la ripresa del gioco va a prendersi il pallone Ivan Lunghi e a mandarla dalle parti di Donati. Mangano lavora bene il pallone per Clementi che si è spostato sulla centrodestra al posto di Adico, con Notar Nicola che ha preso la posizione centrale della linea 3. Rimessa laterale con Sperati, non riesce ad andare oltre la linea difensiva, l'intervento di Pallone correndo all'indietro, quindi Scarsella attaccato alle spalle, fallo da parte di Guarnieri. Calcio di punizione Fonte Meravigliosa, fair play e di Guarnieri che più che per fair play forse per accelerare la ripresa del gioco va a provare a rialzare Scarsella. Abbiamo superato la metà del secondo tempo, è sempre 2-1 Fonte Meravigliosa che potrà sfruttare un calcio di punizione dalla tre quarti guadagnato da Scarsella. Pronto Marisca sul punto di battuta, tende il via libera di Panici che arriva adesso al limite dell'area, sistema posizione di Sciamanna in barriera di Stefano. Marisca non riesce ad alzare il pallone, poi Belvisi deve completare il disimpegno, sbaglia qui, arriva a sgambettare Maggini, secondo me c'era il fallo di Belvisi su Maggini, poi invece non vede falli da una parte e dall'altra Panici, c'era anche la spinta di Clementi ai danni di Vasta, si riprenderà con la semplice rimessa laterale per il Fonte Meravigliosa, diciamo un mezzo fallo da una parte e dall'altra, lascia andare Panici. Allora Manganaro lotta su questo pallone ma lo perde, Deustacchio cerca il lancio lungo per la velocità di Vasta che va alle spalle di Clementi. Vasta, area di rigore contro tutta la difesa, Vasta vuole liberare il destro, Vasta si ferma contro Notar Nicola, cerca il mancino, Donati copre il primo palo, manda il calcio d'angolo, gran giocata solitaria di Vasta e ancora una volta ha puntato da solo tutta la linea difensiva del Fonte Meravigliosa, è riuscito a rendersi pericoloso guadagnando un altro calcio d'angolo. Dalla bandierina sempre Sciamanna, l'Atletico Morena che nonostante l'inferiorità numerica sta spingendo alla ricerca del gol del 2-2. Pronto Sciamanna dalla bandierina, ancora una volta però c'è un battibecco all'interno dell'area di rigore del Fonte Meravigliosa. Deve intervenire Panici a ristabilire la calma, arriva anche un richiamo probabilmente per Caruso Ceci e Primavera. Si spiegano Caruso Ceci e Panici. Può andare adesso dalla bandierina a Sciamanna, pallone che spiova al centro, il colpo di testa e gol uguale come nel primo tempo, arriva ancora il gol di Belvisi, 2-2, torna in parità il punteggio, la pareggiata all'Atletico Morena in inferiorità numerica, segna ancora
Matteo Belvisi con la maglia numero 10, gol fotocopia a quello che aveva portato in vantaggio i ragazzi di Fabrizi nel primo tempo. Ancora Sciamanna dalla bandierina, ancora Belvisi di testa a siglare il gol del 2-2. Quindi l'atteggiamento dell'Atletico Morena, che fin dalle prime battute del secondo tempo ha iniziato a spingere alla ricerca di questo gol che è arrivato adesso ancora con Belvisi, come nel primo tempo è arrivato sul primo palo a tagliare sul calcio d'angolo di Sciamanna, è riuscito ad indirizzare sul secondo palo. Attenzione ancora, basta, area di rigore, basta, Donati poi scivola, Guarnieri e Clementi libera l'area di rigore. Clamorosa occasione ancora per l'Atletico Morena, che nel giro di un minuto ha rischiato di vedersi avanti in questa finale di Coppa Promozione. Basta, ha lanciato, non è riuscita a incrociare bene, a tu per tu con Donati e poi Guarnieri che è scivolato al momento del tapin, qui libera male Mangano, calcio d'angolo. Altro tiro dalla bandierina, stavolta dalla destra per l'Atletico Morena. Entrambi i gol sono arrivati da un corner da sinistra. Parte sempre Sciamanna, sempre a cercare Belvisi che taglia sul primo palo. Il pallone è troppo basso, lo va a controllare comunque al di fuori dell'area di rigore. Ancora Matteo Belvisi, autore di una doppietta. Sciamanna prende il fondo, finge il cross, Maresca in marcatura, palla che non esce, riesce a liberare Maresca che poi cerca il dribbling, lo rischia, palla dietro, pallone, calcia alto sopra la traversa di Donati. Adesso l'Atletico Morena con l'entusiasmo del gol del pari va a cercare gol del nuovo vantaggio, arrivata alla conclusione di pallone. Ha già due chance importanti per l'Atletico Morena per il gol del 3-2. Andrea, premiato l'atteggiamento dell'Atletico Morena in questa ripresa nonostante l'inferiorità. Nonostante l'inferiorità numerica poteva essere ovviamente un peso enorme. Attenzione che riparte la Sì, torniamo subito in diretta perché ha recuperato il pallone Deustacchio, è arrivato però anche l'intervento di Mangano che poi rimane a terra, rimessa laterale per l'Atletico Morena. Assolutamente, riceviamo premiato l'atteggiamento dell'Atletico Morena che sta giocando meglio con la forza, chiamiamola, della disperazione. Non è una squadra disperata ovviamente in questo momento, però con l'assillo del dover pareggiare, di avere uno meno, di dare il 100%, io credo che Fabrizi sarà sicuramente contentissimo dell'atteggiamento dei suoi. Hanno fatto il gol del pareggio, l'hanno sfiorato in un'altra occasione e, come diciamo nel primo tempo, la Fonte Meravigliosa mi sembra un po' più scarica. Era partita molto forte, con un caldo maggiore, e adesso sembra in difficoltà anche fisica, oltre ovviamente alla forza di nervi dell'Atletico Morena che sta andando molto molto forte. Può essere un tema tatticamente il modo in cui si è abbassata la squadra di Giorgio Vesprini sin dalle prime battute del secondo tempo? Sì, forse si sono abbassati un pochino troppo e forse un pochino presto, perché praticamente dall'inizio del secondo tempo la Fonte Meravigliosa non si è mai fatta vedere dalle parti di Stefano, ma e invece l'Atletico Morena, come dicevamo, con la forza dei nervi soprattutto ha rimesso in piedi una finale. E adesso attenzione perché l'inerzia tende tutta quanta dalla parte dei ragazzi di Claudio Fabrizi, che rimessa laterale a favore della Fonte Meravigliosa. Tanto piccolo cooling break anche in questo secondo tempo, intanto è arrivato un cambio nel Fonte Meravigliosa, è uscito con la maglia numero 8 Roberto Mangano, è entrato con la maglia numero 18 Gianmarco Facchini.
tornano in campo le due squadre, si riprende quindi dalla rimessa laterale sulla tre quarti difensiva dall'auti destra per il Fonte Meravigliosa, pronto Maggini a rimettere in gioco. Si muove Manganaro in profondità, Maggini guarda solo avanti il numero 7, viene incontro Scarsella che riesce a scaricare centrale per Marisca, buono il cambio di gioco. Da quella parte Pavanelli, arriva sulla tre quarti, pensa al cross, poi rientra bene verso il centro del campo e arriva lo sgambetto di Ivan Lunghi. Calcio di punizione per il Fonte Meravigliosa che prova adesso dopo il time out a ritornare, a rendersi pericolosa alle parti di Stefano, praticamente non si è mai affacciata in questa ripresa. Ancora fermo a terra Pavanelli quando siamo al 33esimo della ripresa, ancora 12 più recupero. Sistema il pallone proprio il neoentrato Gianmarco Facchini. Controlla la distanza della barriera signor Panici, ma soprattutto Di Stefano va a sistemare il posizionamento dei compagni a fare muro. Arriva adesso il via libera di Panici, parte Facchini col destro, palla bassa, Di Stefano riesce a coprire e a bloccare la conclusione debole del numero 18, quindi rilancio lungo di Stefano in profondità per Vasta, di testa si impegna Antar Nicola, l'ultimo tocco dovrebbe essere di Vasta, invece è del numero 13 del Fonte Meravigliosa. Qui qualche dubbio su questa rimessa laterale assegnata all'Atletico Morena, rimessa che batterà Belvisi. Belvisi ha battuto per Vasta, prova a danzare sul pallone in mezzo a tre, lo chiude l'ultimo, altra rimessa laterale guadagnata dall'attaccante del Morena. Belvisi, incontro Shaman, prova a liberarsi di Maresca, recupera Maresca, numero 4 ancora, verticale, prova a far partire lungolinea Manganaro, arriva Primavera a chiudere, poi quasi inspiegabilmente Primavera appoggia in fallo laterale, aveva tutto il tempo e lo spazio per giocare, per appoggiarsi all'indietro da Di Stefano. E allora può salire da quella parte il Fonte Meravigliosa con Maggini, viene incontro Facchini, pallone più profondo per Manganaro che si impegna di petto, prova la sponda per Facchini, tanto è fermo a terra in mezzo al campo Shaman, se ne accorge con molto fair play Maresca, mette in fallo laterale, arrivano anche i ringraziamenti di Guarnieri che poi va a sincerarsi delle condizioni del suo compagno. Ancora 10 più recupero, se non ci saranno altri gol si proseguirà con i supplementari in questa finale di Coppa Promozione, 2-2 il punteggio tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa. Tanto premette ha chiesto il cambio Shaman, fa cenno alla sua panchina Capitan Primavera di preparare il cambio. Doppio cambio, uno per parte per il Fonte Meravigliosa, esce l'autore del gol del momentaneo 2-1 Gabriele Manganaro, entra con la maglia numero 20 Mohamed Ali Belhassen che ha segnato nella semifinale contro il Tolfa, gol decisivo all'88esimo minuto per l'Atletico Morena. Invece esce ovviamente Simone Sciamanna che si è fatto male qualche istante fa e al suo posto entra con la maglia numero 16 Davide Catini che è trequartista e quindi andrà a posizionarsi accanto a Eric Vassa.
accompagnato da tantissimi applausi, l'uscita dal campo di Sciavanna. Rimessa laterale Atletico Morena, che dovrebbe restituire il pallone alla Fonte Meravigliosa. Era stato messo fuori da Maresca per consentire i soccorsi a Sciamanna. Deustacchio va a restituire il pallone agli avversari. Clementi, Caruso Ceci, torna centrale da Clementi. Maresca, con l'uscita di Mangano, ha preso il posto di regista. Quindi l'apertura di Notar Nicola per lo scatto da quella parte di Facchini. Controlla male però Gianmarco Facchini, con rimessa laterale per l'Atletico Morena. Preciso il cambio di gioco del numero 13, non il controllo del 18, e quindi Rodà con le mani. Incontro Ivan Lunghi, pallone che passa dalle parti di Catini, che tocca il suo primo pallone, però subito a lanciare verticale per lo scatto di Vasta. Clementi copre bene la profondità, poi riesce anche a completare il disimpegno con lo scarico per Pavanelli. Caruso Ceci, Facchini, una volta controlla verticale, Belassen prova a liberarsi il numero 20. Belassen scarica a destra dove sale coi tempi giusti Maggini, crossa male per il numero 7. Dosa male il cross in direzione di Scarzella, rimessa dal fondo per l'Atletico Morena. 6 e mezzo alla fine dei tempi regolamentari, sempre fermo sul 2-2 il punteggio tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa. Morena che era andata avanti nel primo tempo con il colpo di testa di Belvisi, quindi l'iniziale rimonta della Fonte Meravigliosa con i gol di Caruso Ceci e Manganaro. Quindi ancora Belvisi, ancora di testa, ancora su calcio d'angolo da sinistra di Sciamanna. Caruso Ceci, Facchini, ancora per Caruso Ceci, che fa correre sulla sinistra Pavanelli, lo rincorre Catini, palla verticale, Belassen con una sponda non semplice riesce a trovare Maresca. Si propone centrale Caruso Ceci, quindi sale anche Notar Nicola, il pallone più profondo per Maggini, raddoppiato sulla destra Maggini, prende il mancino, mette dentro il pallone Rodà con la diagonale profonda per anticipare Belassen. Dall'altra parte Vasta palleggia, supera l'avversario quando il pallone probabilmente aveva già varcato la linea dell'out, e così viene assegnata la rimessa laterale alla Fonte Meravigliosa. Con le mani Maggini viene incontro Scarzella, pallone centrale per Maresca. Caruso Ceci prova a prendersi tutto lo spazio a disposizione il numero 5, arriva al limite, prova il dialogo con Belassen, buon anticipo di pallone, quindi Maresca a riproporre. Facchini si accentra, Facchini pensa anche alla conclusione, poi l'imbucata, chiude ancora pallone, ritardo qui. Movimento incontro di Caruso Ceci, è riuscito a liberare l'Atletico Morena, non a trovare posizione avanzata di Vasta. Maggini centrale, un pallone scomodo per Maresca, fortunato che riesce a prolungare la sfera dalle parti di Caruso Ceci, quindi Facchini si è centrato, adesso il numero 18 scarica a sinistra, qui pallone a metà, Belassen si impegna e tiene il pallone in campo il numero 20, Belassen verticale Scarzella. Esce dall'area di rigore il numero 9, punta dal lato corto Scarzella, in scivolata Rodà, riesce a mettere in calcio d'angolo. E si è tornata a mettere un po' di pressione alla difesa dell'Atletico Morena, la squadra di Vesprini. Ancora non è riuscita però a rendersi pericolosa dalle parti di Stefano. Tiro dalla bandierina sul primo palo, Scarzella prova a prolungare la traiettoria, chiude la difesa dell'Atletico Morena, poi Primavera a rilanciare. Clementi col suo colpo di testa cerca Pavanelli scavalcando posizione di Vasta, quindi Facchini gioca centrale per Scarzella che non riesce a restituire, invece la palla passa, mi mette al limite, attenzione a Sperati che finge con il destro, perde un tempo di gioco, poi altro pallone dentro, Scarzella, la parata di Di Stefano, quindi Caruso Ceci anticipato, area di rigore, Belassen, palla che non esce, Scarzella cerca l'assist sul secondo palo, arriva Facchini, non riesce a colpire di testa il numero 18, occasione clamorosa per il Fonte Meravigliosa. Qui eccesso di altruismo di Scarzella,
che da due passi invece di calciare ha cercato l'assist per Facchini. Non è arrivato a impattare Gianmarco Facchini. Sarà rimessa dal fondo per l'Atletico Morena, prima però i soccorsi per Rodà, che è rimasta a terra all'interno della propria area piccola. Si rialza adesso Rodà, che dovrà accomodarsi momentaneamente a bordo campo, e quindi momentaneamente in 9 l'Atletico Morena. Ricordiamo espulso nel corso della prima frazione Alessandro Lunghi, nell'occasione che ha portato al calcio di rigore conquistato da Manganaro e poi realizzato nel tap-in da Caruso Ceci. Pronto ad andare al rinvio di Stefano, poco più di un minuto e poi il recupero ci separano dagli eventuali supplementari. 2-2 tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa. Catini quasi si pesta i piedi con Vassa, riesce a tenere palla, poi buono il dribbling su Maggini, lo scarico adesso per Vassa che cerca il pallone dentro, scatto di Van Lunghi in anticipo l'uscita di Donati e poi rilancia sulla sinistra per Pavanelli. Va in sovrapposizione Facchini, anche Scarzella da quella parte, cercato il numero 9, anticipato però da Rodà che sembra aver ritrovato la sua perfetta forma fisica. Intanto fallo di Catini ai danni di Caruso Ceci, calcio di punizione già battuto dalla Fonte Meravigliosa. Sperati allargato per Maggini che prova a prendere il centro del campo, lo chiude Deustacchio che poi riesce a completare il disimpegno con Belvisi. Adesso rinuncia a ripartire l'Atletico Morena, semplicemente lancia lungo verso Eric Vassa, anticipato stavolta dalla chiusura di Notar Nicola, rimessa laterale per l'Atletico Morena. Tanto cambio nel Fonte Meravigliosa, dovrebbe uscire proprio Notar Nicola che aveva preso il posto di Adico. Questo secondo tempo probabilmente problema fisico per il numero 13 del Fonte Meravigliosa. Al suo posto è entrato il numero 14 Piacentini. Con le mani Belvisi, Catini viene incontro, Belvisi prova verticale per Vasta, Catini dopo il controllo di Maggini manda in fallo laterale. Rimessa a Fonte Meravigliosa, ancora pochi secondi e poi solo recupero. Pavanelli che adesso è andato a fare il centrale di destra con Piacentini, che invece è andato a fare l'esterno a tutta fascia sinistra. Controlla proprio il suo primo pallone il numero 14 Piacentini, arriva al limite, scarica centrale, non c'è fallo. Maresca sulla palla vagante prima di Guarnieri. Maresca al limite, si lascia cadere qui Maresca. Calcio di punizione per il Fonte Meravigliosa. Calcio di punizione cercato da Maresca e ottenuto con il fischio di Panici. Tanto arriva la segnalazione, 5 minuti di recupero. Di cui però già uno dovrebbe essere andato via. Vediamo se partiranno da questo momento i 5 minuti. Se invece se ne giocheranno solo 4. Calcio di punizione
da buona posizione per il Fonte Meravigliosa, sistema il pallone, guarda la porta Maresca. Precedenza aveva calciato senza successo Facchini, aveva centrato la porta ma con un tiro debole e facile per la presa di Stefano. Ancora sistemando la barriera il portiere dell'Atletico Morena. Arriva adesso il via libera di Panici, parte Maresca, alza troppo la traiettoria. E palla che va lontana dallo specchio di Stefano. Il rilascio di Stefano, di testa non colpisce Deussacchio, quindi il lavoro di Pavanelli che rimanda in avanti dove recupera ancora Guarnieri che cerca il dribbling, Sperati lo frena in fallo laterale. Belvisi, lungolinea per Vasta, controllo, spalla alla porta per prova a girarsi Vasta. Recupera Maggini, l'ultimo tocco è di Vasta, quindi può andare con le mani Maggini. Clementi per Caruso Ceci, c'è largo a sinistra Piacentini, lo vede e lo serve il numero 5 Piacentini, sfida in velocità Ivan Lunghi, è più fresco il numero 14 centrale Belassen, guarda la porta e calcia di Stefano, fa buona guardia sul primo palo, in due tempi blocca la conclusione di Mohamed Ali Belassen. A rilascio di Stefano, Guarnieri riesce a metterla giù in mezzo al campo con molta eleganza il numero 8, quindi Vasta sulla verticale, si propone Belvisi, pallone centrale Catini di prima, l'idea era giusta, la misura è sbagliata, quella del numero 16 che non trova l'inserimento di Belvisi alle spalle di Maggini, è rimessa dal fondo Fonte Meravigliosa. Sembra quasi volersi accontentare dei supplementari Alberto Donati con molta calma. Caruso Ceci. Sulla verticale Pavanelli. Quindi Piacentini. Pallone centrale, Facchini lo va a prendere Deussacchio. Facchini prova ad andare via, Deussacchio lo frena in fallo laterale. Battuta la rimessa e qua, con qualche secondo d'anticipo manda le squadre nuovamente a riposo il signor Edoardo Panici, saranno quindi i supplementari, o con meglio serviranno almeno i supplementari per decretare la vincitrice di questa finale di Coppa Promozione 2-2 al 90° tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa. Premiata la volontà, la voglia dell'Atletico Morena di rimettere in piedi una finale che vale una stagione per entrambe. Certo che verso il 42esimo quell'occasione per la Fonte con Scarsella due volte, prima al tiro e poi all'assist per il compagno, ha tremato l'Atletico Morena che sta pagando nei minuti finali un po' dello sforzo fatto per ottenere il pareggio e i cambi della Fonte Meravigliosa mi danno un senso di freschezza per la squadra. Belassen ed anche Piacentini sono entrati molto bene in partita, Don Dar Nicola non ha fatto in tempo praticamente a entrare in clima di questa finale. Adesso vediamo, ci saranno altri 30 minuti di passione per entrambe le squadre. È una bella finale, questo senza ombra di dubbio. Non è una finale tesa, non è una finale cattiva, pochissime ammonizioni, poche entrate quelle cattive che magari ci possono anche stare. E sta andando, insomma, per quanto riguarda il calcio giocato, per noi che lo commentiamo e lo seguiamo, è tutto molto divertente e molto bello.
Vediamo quindi cosa ci riserveranno i tempi supplementari e soprattutto se basteranno a decretare la vincitrice della Coppa Promozione tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa. Una pausa molto breve, quella tra la fine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare extra time, quindi che saranno necessari per provare a decretare la vincitrice della Coppa Promozione Trofeo Lucarini tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa. Al 90esimo il punteggio è fermo sul 2-2, la doppietta di Belvisi per l'Atletico Morena, in mezzo l'iniziale rimonta della Fonte Meravigliosa con il gol di Caruso Ceci e Gabriele Manganaro. Pronto Edoardo Panici a dare il via ai primi 15 minuti di extra time. Pronto Scarzella sul punto di battuta, l'ultimo check con i due assistenti e poi il fischio. Bellassen, anzi Facchini, che prova subito a partire da centrosinistra, subito il fallo di Ivan Lunghi che prende il cartellino giallo dopo 10 secondi del primo tempo supplementare. Cartellino giallo per Ivan Lunghi. Atletico Morena che dall'occasione del gol dell'1-1 deve difendere in inferiorità numerica per l'espulsione di Alessandro Lunghi su il fallo su Manganaro che ha portato al calcio di rigore sbagliato e poi realizzato con il tap-in da Caruso Ceci. Calcio di punizione, palla che viene fatta spiovere sulla destra dove prova a controllare Magini, prova a riproporre il cross con Mancino, rimpallato da Deustacchio, fallo laterale, Magini, Sperati, ancora per Magini, Sperati, buona la finta di corpo, poi il cross forte, prova a colpire Scarzella alle sue spalle, arriva Facchini, non riesce a indirizzare verso la porta di Di Stefano. Qualche istante d'attesa per permettere a Ugo Primavera di allacciarsi gli scarpini, poi si riprenderà con la rimessa dal fondo per l'Atletico Morena. Pronto a rilancio Daniele Di Stefano. E adesso il lancio lungo, cercare Belvisi sulla sinistra, prova a coordinarsi addirittura per rilanciare il pallone in sforbiciata, il numero 10 viene anticipato però dal colpo di testa di Sperati. Belvisi deve tornare indietro di qualche metro, tra dei due gol che hanno portato l'Atletico Morena ai supplementari. Belvisi verticale, Catini va alto, uno stacco contro Maresca, riesce solo però a prolungare in fallo laterale, rimessa stavolta Fonte Meravigliosa. Magini con le mani, Scarzella si libera della marcatura di Guarnieri che poi da dietro riesce a sporcargli la sfera però a concederla a Gianmarco Facchini, un po' di spazio allora sulla sinistra il Fonte Meravigliosa e qui con tanto tanto fair play Caruso Ceci si ferma per permettere i soccorsi a un avversario. Dovrebbe essere Guarnieri rimasto a terra in mezzo al campo. A terra è Ivan Lunghi, arrivato l'intervento dello staff medico dell'Atletico Morena,
soccorrere il centrocampista in maglia numero 4, ricordiamo ammonito proprio all'inizio di questo primo tempo supplementare per il fallo su Gianmarco Facchini. C'è il cambio, non ce la fa più Ivan Lunghi. Al suo posto entra con la maglia numero 19 Armando Esposito. Messa laterale Atletico Morena che dovrà restituire il pallone al Fonte Meravigliosa. Quella che era stata messa fuori da Caruso Ceci. Allora va di stacchio a restituire il possesso a Clementi. Caruso Ceci sulla verticale per Piacentini. Un po' di spazio lì a sinistra e se lo prende. Verticale per Belassen. Lato corto dell'area, Belassen vuole liberarsi sul destro, batte il pallone sul dischetto dell'area. Buon intervento della difesa dell'Atletico Morena che libera Caruso Ceci. Canta lui per Facchini che ha un po' di spazio. Prova ancora la conclusione Gianmarco Facchini. Calcia alto oltre la traversa di Di Stefano. Sesto minuto di questo primo tempo supplementare, sempre 2-2 tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa. Rilancio di Di Stefano, cercare il colpo di testa di Belvisi che va a commettere fallo su Sperati, cartellino giallo per Matteo Belvisi. Allargato troppo il braccio nel contrasto con Sperati e quindi altro ammonito nelle fila dell'Atletico Morena. Maggini batte centrale per Pavanelli, quindi Caruso Ceci, un po' di spazio lì sulla centro-sinistra, scarica adesso per l'arrivo di Piacentini che mette il cross dal fondo, di testa libera la difesa dell'Atletico Morena. Poi il fallo di Catini che alza troppo la gamba nel contrasto con Maresca, calcio di punizione stavolta da posizione interessante per il Fonte Meravigliosa. Già sul finale di secondo tempo ha avuto un paio di chance, prima con Facchini, poi con Maresca. Entrambi i casi non erano riusciti a impensierire Di Stefano. Vedremo quale sarà il risultato stavolta. Sembra sistemare il pallone ancora a Maresca. Sistema la barriera di Stefano, barriera a 3 per il portiere dell'Atletico Morena che vuole vedere partire il pallone. Parte Alessandro Maresca, ancora una volta alto sopra la traversa di Di Stefano. Punizione fotocopia di quella calciata dal numero 4 in chiusura di secondo tempo. Forse leggermente più bassa, ma comunque vari metri oltre la traversa protetta da Di Stefano. Va rilancio adesso il numero 1 della Morena, di testa non arriva, in mezzo al campo Facchini, mette giù il pallone Caruso Ceci. Maggini sulla verticale prova a muoversi, scarsella la diagonale di pallone che mette in fallo laterale. Maggini
con le mani dentro, qui cade Belassen al limite, non c'è fallo di pallone, prova a uscire l'Atletico Morena con il lavoro da parte di Esposito, salta il primo avversario, non il secondo, recupera palla la fonte meravigliosa, Facchini al limite, Sperati prova a liberarsi, lungolina per il destro, Belvisi efficace anche nella propria area di rigore, il numero 10 recupera e riparte, poi la palla centrale per Esposito che però era lontano dalla traiettoria disegnata dal numero 10. Clementi è uscito in anticipo, ha fatto ripartire i suoi sulla tre quarti, lo scarico per Belassen che prova ad andare via, Belvisi, forse fallo di Belassen, si continua a giocare, poi il contrasto al limite con Clementi, tutto regolare, mette giù il pallone Esposito, Deustacchio mette in fallo laterale, era rimasto a terra al limite dell'area Clementi, capitano del Fonte Meravigliosa. Rimessa laterale, Fonte Meravigliosa con Sperati che va a restituire il pallone a Di Stefano. Da sottolineare il fair play in campo sin dal primo minuto mostrato dalle due squadre, nonostante la posta in palio sia alta. Rimessa laterale per l'Atletico Morena, Belvisi chiede calma a Catini che voleva subito il pallone sul suo movimento incontro. Belvisi invece va più profondo. Maresca di testa, scarsella, non riesce a metterla giù, poi buono il palleggio di Deustacchio sulla verticale, protegge ancora Maresca, forse con un braccio, lascia proseguire però Panici per la corsa di Guarnieri che arriva al limite, non trova sbocchi, prova allora ad andare via da solo a Piacentini, Guarnieri cerca il cross che passa a Donati in area di rigore, anticipa Vasta che poi rimane a terra, probabilmente ha sentito tirare la coscia destra Eric Vasta e Donati va a mettere il pallone in fallo laterale, si sta giocando davvero poco questo primo tempo supplementare, tante le pause, tanti i problemi muscolari per i 22 in campo. Problema di crampi probabilmente per Eric Vasta, è rimasto a terra, lo sta aiutando Clementi a rialzarsi. Già in piedi Eric Vasta che non sembra intenzionato ad arrendersi, vuole terminare la sua partita. Qui Guarnieri va a restituire il pallone a Donati. Maresca, Caruso Ceci, Facchini centrale ancora per Maresca. Buono scambio nello stretto qui dei giocatori della Fonte Meravigliosa, Facchini, sinistra c'è in appoggio Piacentini, va da solo Gianmarco Facchini, poi adesso da Piacentini che prova il dribbling su Guarnieri, non gli concede il cross il numero 8, poi il pallone all'indietro, palla che arriva in area, Belassen, murato il suo colpo di testa da pallone che poi probabilmente ha preso una botta al volto. Ferma il gioco il signor Panici, non credo abbia segnato il calcio di punizione per l'Atletico Morena. Credo che si riprenderà con una semplice rimessa laterale per il Fonte Meravigliosa. Deve per entrare lo staff medico dell'Atletico Morena per soccorrere in mezzo all'area di rigore Emiliano Palone. Ancora due e mezzo più eventuale recupero in questo primo tempo di extra time. Sempre ferme sul 2-2 Atletico Morena e Fonte Meravigliosa.
Rimessa laterale Fonte meravigliosa con Panici che va a richiamare qualche componente della panchina giallo-blu. Con le mani Mancini, Scarsella è venuto incontro, De Eustachio sul controllo del numero 9, prova a uscire, poi va a commettere fallo su Maresca, rischia anche il cartellino qui De Eustachio. Arrivato in ritardo con la gamba alta sulla figura di Maresca, infatti le proteste dei giocatori della Fonte Meravigliosa che volevano il cartellino giallo, sarà comunque calcio di punizione. Lo batterà Gianmarco Facchini. Tende il fischio di Panici che arriva adesso. Facchini con il cross dentro tagliato, libera pallone la propria area di rigore. Maresca sulla palla vagante prima di Vasta a riproporre per Piacentini. Può mettere il cross, invece il tocco è corto per Belassen che punta dal lato corto. Belassen col destro schiaccia troppo la sua conclusione. Di Stefano protegge il primo palo e la rimessa dal fondo. Abbiamo superato adesso il quindicesimo. Di Stefano va al rilancio, cercare il colpo di testa di Esposito che prova a prolungare dalle parti di Vasta. Nonostante debba concedere molti centimetri riesce a toccare, quindi Catini vince il contrasto con Maggini, palla dentro, Vasta, area di rigore, Caruso Ceci con una diagonale lunghissima va a coprire sull'inserimento di Eric Vasta. L'occasione improvvisa per l'Atletico Morena, rimane a terra Vasta, adesso si rialza Donati con le mani a destra per Maggini, centrale da Clemente, attenzione al pressing di Vasta, poi Maresca riesce a cavarsela la linea difensiva della Fonte Meravigliosa. Facchini, controllo orientato per saltare De Eustachio, poi Scarsella sulla verticale per Belassen, prova ad andare via in velocità, Primavera, Belassen, Primavera, gli sporca la sfera, poi Belvisi riesce a evitare la rimessa laterale, concede però il pallone a Maggini che può rimettere dentro, Scarsella restituisce ancora a Maggini che non mette il cross, torna fuori da Facchini. Catini lo chiude sulla palla vagante, buon lavoro di Pavanelli che anticipa uno stanchissimo Vasta. Caruso Ceci con l'esterno al limite, Scarsella apre per Piacentini che ha un po' di spazio per crossare, ritarda però la palla dentro, lo chiude da quella parte Guarnieri, poi non c'è fallo di Guarnieri, danni di Piacentini, quindi riparte l'Atletico Morena con il lavoro di Esposito che prova a lanciare Vasta. Donati in anticipo, blocca il lancio lungo del numero 19. Lascia ancora giocare Panici. Siamo dentro al secondo minuto di recupero del primo minuto di extra time. Belvisi arriva adesso. Il duplice fischio, ancora 2-2 dopo i primi 15 minuti di supplementari tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa. Giusto il tempo di rinfrescarsi e cambiare campo e si riprenderà con il secondo tempo supplementare tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa in questa finale di Coppa Promozione, trofeo Lucarini, conteggio fermo sul 2-2, la doppietta di Belvisi per l'Atletico Morena, dall'altra parte il gol di Caruso Ceci e Manganaro. Sul pallone è pronto Esposito per dar via ai secondi 15 minuti di extra time, fischietto in bocca per Edoardo Panici. Arriva adesso il via libera, tutto da rifare però perché Scarsella aveva varcato con un attimo di anticipo la linea mediana del campo. E allora si può riprendere adesso con Vasta che tocca all'indietro per De Eustachio. Lancio lungo del numero 9 dove Maggini può lasciare rimbalzare, accontentarsi della rimessa dal fondo. Preferendo ovviamente la rimessa al giocare quel pallone sul pressing di Catini. Caruso Ceci, Piacentini, pressing di Esposito, deve correre allora all'indietro il numero 14, Caruso Ceci, Donati,
vuole uscire palla al piede del Fonte Meravigliosa, Piacentini, Caruso Ceci, Donati con Clementi che si apre sul centro-destra, riceve il capitano giallo-blu, va verticale da Sperati, Pavanelli, centrale per Maresca che completa il giro palla sul centro-sinistra, Caruso Ceci molto avanzato da questa parte, Piacentini va da solo, Caruso Ceci tamponato alle spalle da Armando Esposito, commette fallo il numero 19, si prende anche il cartellino giallo come nel primo tempo supplementare. In apertura arriva una ammonizione per i giocatori dell'Atletico Morena, in quel caso era stato Ivan Lunghi a commettere fallo su Facchini, a volte Esposito su Caruso Ceci, calcio di punizione dalla tre quarti, spostato sul centro-sinistra, ancora Facchini sulla punta di battuta, vediamo se cercherà direttamente la porta di Stefano, se invece farà spiovere un pallone a centro-area, non certo semplice calciare da quella distanza. Parte Facchini, va a cercare la porta con un tiro cross abbastanza debole, ne esce una cosa a metà e la palla viene bloccata tranquillamente da Daniele Di Stefano. Adesso rinvio lungo mani piedi, va a cercare il movimento di Armando Esposito che riesce a dare battaglia a Facchini, poi forse è suo il fallo, sì, netta la trattenuta sul finire dell'azione di Armando Esposito, Facchini batte veloce sul pressing di Guarnieri per Maresca, Pavanelli, si è allargato Maggini a destra, molto alti due esterni di centrocampo della formazione di Giorgio Vesprini, Maresca, Pavanelli, ora per Maggini, all'indietro nuovamente Pavanelli, Caruso Ceci, tanto spazio, pallone lento però quello di Pavanelli, deve aspettarlo Caruso Ceci, poi Deustacchio riesce a uscire, c'è anche il fallo di Gianmarco Facchini che arriva in ritardo a contrasto con il numero 9, un po' distratto in possesso Gianmarco Facchini, ne approfitta ancora una volta Daniel Deustacchio che non ha subito il cambio di ruolo, primo tempo era stato schierato da prima punta accanto ad Eric Bassa, poi con l'inferiorità numerica è andato a fare densità a centrocampo cavandosela anche molto molto bene. Deustacchio, lancio lunghissimo verso l'area di rigore, Catini prova ad andare oltre la linea, Clementi riuscito ad arrivare in chiusura sulla palla vagante, Vasta riesce a mettersi davanti a Caruso Ceci, ancora Vasta, perde palla nel contrasto con Piacentini, scarsella, buono l'1-2, esce palla al piede, pallone di ritorno un po' lungo, quello del numero 9, ne approfitta Guarnieri, quindi Belvisi, prova a sfidare in velocità Maggini, lo salta Belvisi, arriva anche Sperati in pressing, Belvisi vuole il fondo, lo va a prendere anche Pavanelli che riesce a salvare dal calcio d'angolo nel contrasto con Belvisi, Sperati, lancio lungo per Belassen di testa, colpisce il numero 20 nel contrasto con pallone, la rimessa infatti è per l'Atletico Morena, c'era Catini sul punto di battuta, poi senza fretta lascia però all'arrivo di Belvisi e va a recuperare la sua posizione. Passati 5 minuti nel secondo tempo supplementare, sempre 2-2 tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa, qui non riesce la giocata nello stretto ai ragazzi di Fabrizi, Belvisi concede la rimessa laterale al Fonte Meravigliosa, Maggini con le mani viene incontro Facchini, poi si nasconde dietro Esposito, prova adesso a risbucare, palla più profonda però per Scarsella, controllo orientato, palla centrale per Maresca che si addormenta un po', prova ad approfittarne Deustacchio che poi commette fallo secondo Panici su Maresca, qui secondo me poteva lasciare andare Panici,
perché comunque era in possesso e fonte meravigliosa. Scarsella al limite per Belassen, Guarnieri anticipa il numero 20 e poi Primavera completa il disimpegno. Vasta riesce a lottare in mezzo a due, Clementi scivolata frena l'azione solitaria di Eric Vasta, riparte in velocità il capitano gialloblu, prova a imbucare per Belassen, si chiude la difesa della Morena, riproporre Facchini, Piacentini, po' di spazio, lo rimonta Deusacchio, Piacentini entra in area, pallone centrale per Sperati, in scivolata pallone, gran partita del numero 5, Facchini, Maresca riesce a evitare il pressing di Esposito che è già ammonito, che forse è troppo poco per estrarre il secondo giallo, ha rischiato qualcosa però Armando Esposito, calcio di punizione per Fonte Meravigliosa. Facchini, corto per Caruso Ceci che restituisce ancora a Facchini, può aprire a destra dove c'è Magini, controllo non perfetto, prova a uscire Belvisi, Facchini di testa sul cross di Magini, tocca a lui per ultima, rimessa dal fondo per l'Atletico Morena, buona chance qui per i ragazzi di Vesprini, sulla palla messa dentro da destra da Magini, era arrivato all'inserimento col tempo giusto Facchini, non è riuscito però a indirizzare verso i pali di Di Stefano, rimessa dal fondo. Ottavo minuto del secondo tempo supplementare. Va rilancio di Stefano. Cerchio di centrocampo. Facchini va più in alto di Esposito. Riesce anche a toccare per Sperati. Palla oltre la linea. Belassen parte, prende il fondo. Belassen che riesce a mettere dentro e a guadagnare un ottimo tiro dalla bandierina su un pallone che sembrava perso. Si impegna Mohamed Ali Belassen e guadagna un tiro dalla bandierina, può nascere l'occasione per il Fonte Meravigliosa da palla inattiva, va a battere Gianmarco Facchini. D'azione di calcio d'angolo sono nati i due gol dell'Atletico Morena, qui il pallone dentro sul primo palo Guarnieri, poi la conclusione di Maresca che colpisce male con il collo esterno sinistro, manda oltre la traversa di Stefano, rimessa dal fondo per l'Atletico Morena e in questi tempi supplementari sta pensando più a difendersi. Di Stefano va a rilancio lungo, Esposito riesce solo a sfiorare di testa Pavanelli sulla palla vacante, quindi Deustacchio, altro colpo di testa, quindi il fallo di Facchini che sarebbe forse meritevole di cartellino giallo, alzato la gamba pericolosamente sull'arrivo di Catini e calcio di punizione per l'Atletico Morena, mette giù il pallone Deustacchio. Prova a lanciare in area di rigore, Deustacchio va, stava altissimo, anche più in alto di Caruso Ceci, non riesce a trovare i compagni a centro area. Donati, sulla destra c'è Magini che gioca centrale per Pavanelli, buono il dribbling su Esposito che va a commettere un altro fallo, deve stare attento Armando Esposito. Maresca, Facchini di prima per Caruso Ceci che sbaglia il controllo, Deustacchio prova a intervenire, poi Piacentini ripulisce all'indietro per Facchini, Scarzella di prima, corretto quasi il pallone da Panici che poi blocca il gioco, qui però dovrebbe restituire il pallone alla Fonte Meravigliosa, era andata la conclusione Sperati, il passaggio di Scarzella che è stato sfiorato dal signor Edoardo Panici e quindi ha fermato il gioco e adesso si riprenderà con il possesso per il Fonte Meravigliosa.
Tanto cambio per l'Atletico Morena, esce con la maglia numero 8 Andrea Guarnieri. E al suo posto dentro con la maglia numero 17 Paolo Donato Rizzo, che sia una scelta in vista della lotteria dei calci di rigore. Mi fanno cenno di sì con la regia, probabilmente è uno specialista il numero 17 dell'Atletico Morena. Ancora 4 minuti, poi eventuale recupero e in caso di nessun gol si andrà alla lotteria dei calci di rigore. Rinvio di Stefano, mezzo al campo Deustacchio non tocca, Maresca prova a metterla giù, arriva prima di Catini, quindi Sperati, Maggini, cambio di gioco intelligente del numero 7 che apre il campo per Piacentini, che cerca il dribbling proprio sul neoentrato Rizzo, riesce a passare Piacentini, Facchini lo va a prendere il rodà da quella parte, Facchini prende il fondo, prova a mettere in mezzo con l'esterno, Primavera protegge, poi rodà, completa il disimpegno, non trovando però sulla verticale Vasta, quindi rimessa laterale, Fonte Meravigliosa che vuole continuare a premere in questi ultimi minuti, vuole evitare la lotteria dei calci di rigore, anche se la guarda con un occhio di riguardo perché c'è il cambio in porta, va fuori Alberto Donati, entra con la maglia numero 12 Marco Verdat. Attenzione perché non sempre paga la scelta di cambiare portiere subito prima di una lotteria dei calci di rigore. Qui Facchini, Caruso Ceci, svirgola con l'esterno, ma a centrocampo c'è solamente Pavanelli che può toccare per Maggini. Centrale Maresca, canta lui Sperati, Maresca prova l'imbucata per Belassen, pallone con la diagonale, poi Vasta prova a ripartire da solo, attenzione che punta la difesa, Vasta con l'esterno per la corsa di Catini, area di rigore, Pavanelli chiude in calcio d'angolo e poi ancora crampi per Eric Vasta con Facchini che va ad aiutare l'attaccante dell'Atletico Morena. Atletico Morena che però potrà battere un calcio d'angolo, sale ovviamente Belvisi e vorrebbe fare 3 su 3. Non ci sarà più Sciamanna però a mettere il pallone dentro, si prepara Catini da quella parte, adesso arriva anche Deustacchio. A riempire l'area di rigore arrivano anche Primavera e Esposito. E ancora a terra sulla tre quarti però Vasta. Poco più di un minuto e poi eventuale recupero. Questo secondo tempo supplementare, deve entrare lo staff medico dell'Atletico Morena. Bisogna della barella, Eric Vasta, e quindi proprio allo scadere dovrà lasciare il terreno di gioco.
finisce quindi in barella Eric Vassa, probabilmente uno dei migliori in campo dell'Atletico Morena, solo perché va considerato ovviamente la doppietta di Belvisi, ma ha giocato davvero una grande partita lì davanti, dando battaglia molte volte da solo contro tutta la linea difensiva del Fonte Meravigliosa. E al suo posto entra Cristian Martorelli, autore di 3 gol in questa coppa, secondo solo al numero 11 in questa competizione. Va subito a riempire l'area di rigore per questo calcio d'angolo che batterà De Eustachio. Attenzione alle palle inattive, su cui sono arrivati tutti e 2 i gol dell'Atletico Morena, entrambi siglati da Belvisi su assist di Sciamanna. Tanto dall'altra parte fermo Di Stefano, quasi in posizione di preghiera, quasi a chiedere un gol ai compagni. L'angolo di De Eustachio sul primo palo, fa buona copertura un giocatore, è difficile capire chi dovrebbe essere, numero 18 Facchini, che mette nuovamente in calcio d'angolo. Altra chance dalla bandierina per l'Atletico Morena, intanto segnato 1 minuto di recupero che probabilmente è partito nel momento del calcio d'angolo battuto da De Eustachio, anche se il gioco era fermo dal 14esimo. De Eustachio, cross dentro l'area, pallone che spiove, Mancini, chiedono un calcio di rigore i giocatori dell'Atletico Morena, facendo di no Panici. Rimessa laterale per Belvisi, vediamo se c'è tempo per un'altra chance per l'Atletico Morena. Esposito restituisce a Belvisi, che tiene il pallone in campo, vuole liberarsi per il cross, l'intervento di Pavanelli, prova a liberare quella zona, il Fonte Meravigliosa, ma arriva il fischio di Edoardo Panici. Saranno quindi i calci di rigore a decretare la vincitrice tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa di questo trofeo Lucarini, finale di questa Coppa Promozione 2-2, quindi tra tempi regolamentari e supplementari la doppietta di Belvisi per l'Atletico Morena, in mezzo i 2 gol del Fonte Meravigliosa con Caruso Ceci e Gabriele Manganaro. Campo le 2 squadre, in corso il sorteggio, vedremo quindi quale sarà la porta dove andranno in scena i calci di rigore che decreteranno la finale di questa Coppa Promozione Trofeo Lucarini, dopo il 2-2 di tempi regolamentari e supplementari tra Atletico Morena e Fonte Meravigliosa. Vedremo soprattutto chi saranno i 5 designati, almeno i 5 designati inizialmente dai 2 allenatori. Con Di Stefano che nel corso del primo tempo, ricordiamo, ha già parato un calcio di rigore a Caruso Ceci. In quel caso poi sulla respinta è arrivato il tapin vincente proprio del numero 5. Però può essere un fattore di fiducia per il numero 1 dell'Atletico Morena. I rigori che si tireranno nella porta alla nostra sinistra e comincerà a tirare proprio la Fonte Meravigliosa. E quindi ancora una volta Caruso Ceci contro Di Stefano. Come nell'occasione raccontata proprio qualche istante fa con la parata di Stefano. Ancora Caruso Ceci contro Di Stefano, arriva con molta tranquillità il numero 5 gialloblu. Tanto signor Panici che va a parlare con i 2 portieri, Di Stefano e Verdat. Portieri che vengono catechizzati sulle regole da rispettare in occasione delle battute dei calci di rigore. Ovviamente almeno un piede deve toccare la linea al momento della battuta
in questo caso di Caruso Ceci, ma ovviamente di tutti gli altri tiratori. Allora si va a sistemare sulla linea di porta Daniele Di Stefano. Ha già sistemato la sfera Caruso Ceci. Fischietto in bocca per Edoardo Panici. Parte Caruso Ceci. La rincorsa del numero 5 che spiazza Di Stefano e manda avanti Fonte Meravigliosa. Calcia nello stesso angolo Caruso Ceci. E stavolta batte Di Stefano che sceglie, che punta sul tiro incrociare del numero 5. E quindi 1-0 Fonte Meravigliosa nella lotteria dei rigori. Primo rigore anche per l'Atletico Morena, due giocatori freschissimi, uno di fronte all'altro. Che c'è Cristian Martorelli sul dischetto per il Morena. A provare a parare ci sarà Marco Verdet, entrato proprio due minuti prima del fischio del signor Panici che ha mandato le squadre ai rigori. Parte Martorelli col destro, incrocia e batte Verdet, 1-1. È il turno ora di Scarzella. Per lui due gol nei quarto di finale, vinto 4-0 dalla Fonte Meravigliosa contro il Rieti. Per citare i gol di Coppa. La rincorsa di Federico Scarzella che calcia centrale. Sceglie ancora di buttarsi alla sua sinistra Di Stefano, 2-1 Fonte Meravigliosa. Ora è il turno di Catini, un altro dei giocatori subentrati tra le fila di Claudio Fabrizi. Ha preso il posto di Shaman nel secondo tempo. Danza sulla linea Verdat, parte Catini, la mette sotto al 7 e fa 2-2. Tutti segnati i primi quattro rigori di questa lotteria. È il turno adesso di Gianmarco Facchini. La rincorsa di Facchini contro Di Stefano. Incrocia Facchini e manda ancora avanti Fonte Meravigliosa. Si avvicina ora a Daniel Deustacchio. Gran partita giocata dal numero 9, prima da centravanti, poi forse ancora meglio da centrocampista. Parte Deustacchio con una calma gelida, manda sotto al 7, Verdat aveva intuito, è 3-3. Sei rigori calciati, sei rigori segnati. Turno ora di Matteo Sperati.
contro Di Stefano. Deve sistemare il pallone sul dischetto. Ancora una volta Matteo Sperati, numero 11, giallo-blu. Parte Sperati, incrocia bene, fa 4-3, aveva intuito Di Stefano. Arriva ora Belvisi per l'Atletico Morena per i due gol nei tempi regolamentari, entrambi di testa, entrambi su sviluppi di calcio d'angolo. Adesso dal dischetto deve sfidare Verdat, la rincorsa di Belvisi, parata di Verdat che tiene avanti in fonte meravigliosa, l'errore di Belvisi. Proprio lui che aveva siglato i due gol che avevano portato qui l'Atletico Morena, sbaglia dal dischetto, intuisce con una gran parata Verdat, respinge il pallone alla sua sinistra. Maresca per chiuderla, la rincorsa di Maresca che calcia all'angolino fuori. Clamoroso errore di Maresca che restituisce l'errore a Belvisi e quindi ancora vivo l'Atletico Morena. Ha incrociato troppo con il destro Maresca, è andato titubante sul dischetto il numero 4 e poi ha incrociato troppo alla destra di Di Stefano. Parte Rizzo per andare a oltranza, parte il 17 col destro, tocca Verdat ma la palla finisce in rete, 4-4. Ancora parità dopo i primi 5 rigori, l'errore di Belvisi da una parte, l'errore di Maresca dall'altra. Si va quindi a oltranza, il primo a calciare è Mohamed Ali Belhassen. Belhassen contro Di Stefano, Belhassen alza alla sinistra di Di Stefano. Il turno di Rodà per l'Atletico Morena che aveva iniziato da terzino destro, poi con l'espulsione di Alessandro Lunghi si è spostato a fare il centrale. La rincorsa di Francesco Rodà che spiazza Verdat, è ancora a parità. Clementi per il settimo rigore del Fonte Meravigliosa. Lo guarda negli occhi. Parte Clementi, spiazza Di Stefano. Nuovo vantaggio, Fonte Meravigliosa. Armando Esposito
deve segnare il numero 19. Parte Esposito all'angolino, preciso il rigore del 19. Sistema ora il pallone Maggini. Tanti chilometri corsi dal numero 7 della Fonte Meravigliosa. Arriva adesso il via libera di Panici. Parte Maggini, uguale a rigore, calciato da Esposito, nuovo vantaggio. E ora il turno di pallone in corsa dritta per dritta del numero 5. Parte pallone che svirgola e parte la festa del Fonte Meravigliosa, che vince la Coppa Promozione, trofeo Lucarini. Decisivo l'errore dal dischetto commesso da Emiliano Pallone, e vince quindi il Fonte Meravigliosa, che agli ottavi aveva eliminato per 1-0 il Rocca Priora, poi ai quarti il 4-0 contro il Rieti. Quindi la vittoria in semifinale in rimonta contro il Tolfa, e adesso dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, dopo i tempi supplementari, ai calci di rigore vince il Fonte Meravigliosa con l'errore decisivo commesso da Emiliano Pallone e da Adriano Beruti. È tutto dallo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, un buon proseguimento di giornata. Ricevono la tanto meritata medaglia del primo posto della Coppa Promozione, trofeo Lucarini, i giocatori del Fonte Meravigliosa, che hanno avuto la meglio dell'Atletico Morena ai calci di rigore. Corso la premiazione da parte di Riccardo Viola, presidente del CONI Lazio, che sta premiando uno per uno tutti i giocatori del Fonte Meravigliosa. E poi sarà il turno di alzare la coppa, presenti anche Federico e Alessandro Lucarini. Qui è dedicato questo trofeo. Sono pronti a dare il via, o meglio a continuare la festa. I gialloblu ricevono la medaglia, gli ultimi due giocatori, l'ultimo è Adico, mettersi la maglia al collo. Anzi, manca ovviamente Capitan Clementi, che ha atteso il passaggio di tutti i componenti della panchina, dirigenti, staff tecnico, e va a ricevere adesso la medaglia. Sarà proprio lui, Valerio Clementi, ad alzare la coppa che gli viene consegnata adesso dai fratelli Lucarini, che si uniscono alla festa gialloblu. Coppa adesso nelle mani di Valerio Clementi, che la alza al cielo. Può festeggiare il Fonte Meravigliosa, che si porta a casa questa Coppa Promozione, vince quindi in finale contro l'Atletico Morena. Stavolta è davvero tutto dall'Enrico Rocchi di Viterbo, un buon proseguimento di giornata. Iniziazione.